agroalimentare e le sfide di oggi, energia, ambiente e mercati. Il titolo è molto chiaro. Il mondo agricolo, come tutto il mondo, si trova in una situazione estremamente complessa. Non me ne ricordo di così complesse nel mio percorso professionale. Dopo il disastro della pandemia, che ci ha già cambiato tanti comportamenti, abitudini, molto non più abituati neanche a queste cose, si sono verificati eventi imprevisti, forse qualcuno anche un po' previsto, ma magari sottovalutato. Per esempio le carenze di energie potevano essere anche previste, ma meno prevedibile forse erano le crisi di produzioni, perché sono mancate in certi paesi certe condizioni climatiche. Sto pensando ai cereali del Canada, ma altre che hanno portato una crescita rapida dei prezzi di tutte le materie prime. In tutto questo quadro, il 24 febbraio è iniziata anche l'invasione dell'Ucraina, ancora più imprevista e imprevedibile, nessuno se lo sarebbe aspettato, ormai non avevamo più mente a questi cigni neri, intensificando e accelerando ancora i problemi che erano già tutti sul tavolo, solo in parte, ma forse ci toccano meno direttamente, ma comunque ci toccano anche quelli. Vorrei ancora anticipare, prima di lasciare la parola ai tecnici, una forte preoccupazione che ho colto da alcuni nostri soci, anche imprenditori, ma sicuramente verrà trattato, sul tema della speculazione finanziaria sulle materie prime. Colto anche una preoccupazione della stessa accademica Fantolino, che me l'ha ricordato, quanto i mangimi, che sono poi la base dei nostri prodotti, della nostra sopravvivenza, siano usciti da ogni logica di prezzo. Forse anche qui la politica non potrebbe fare qualcosa, ma non so chi è che può. In questa situazione l'Accademia ha giudicato urgente affrontare questi temi che oggi verranno trattati da quattro nostri accademici, che ringrazio fin da ora: Pietro Terno, Vittorio Chiore Bastide, Andrea Trinani e Amedeo Leini. Li ringrazio in anticipo. Saranno coordinati da Pietro Piccarolo, perché è il presidente di un'ASA che organizza con noi e che ha anche presieduto il comitato scientifico. A questo punto vi ringrazio della presenza, cedo la parola e il tavolo a Pietro Piccarolo. Grazie e buon lavoro. Allora, ancora di buongiorno a tutti. Presidente, consentitemi proprio di fare un complimento al Presidente Gennaro, perché esponendo quello che ha fatto l'Accademia lo scorso anno, ci ha fatto vedere come forte sia stato l'impegno e l'attività della nostra Accademia, e quindi bisogna veramente rendergli onore, rendergli merito di tutta l'attività che è stata svolta. Ora, Enrico ha già praticamente introdotto il tema di questo convegno. Devo dire che quando nel febbraio, insieme ad Enrico, insieme anche a Giorgio Masuero, avevamo pensato a questo convegno, già allora erano presenti alcuni dei problemi che poi la maledetta guerra in Ucraina ha esaltato in maniera drammatica. Il blocco delle esportazioni che ha colpito l'Ucraina, non solo del grano, delle oleaginose, ma anche di altri prodotti, sappiamo che penalizza soprattutto l'Africa. Per questi paesi non solo viene a mancare il cibo, ma per questi paesi si creano delle condizioni per cui diventa impossibile acquistarlo qualora arrivi, per i prezzi che sono troppo alti. Però questa situazione si ripercuote non solo nei paesi non sviluppati, ma anche nei paesi avanzati,
come il nostro. E si è creato, come sapete, un fortamento delle materie prime e dell'energia e in generale di tutti i fattori che concorrono alla produzione agricola. Il gasolio è più che raddoppiato, i fertilizzanti sono aumentati di 5-6 volte, il prezzo dei fertilizzanti è aumentato di 5-6 volte e anche il prezzo dei mangimi ha avuto un'impennata da record. Allora, a causa della dinamica dei prezzi di vendita delle produzioni agricole, questi non sempre riescono a compensare gli aumenti dei costi di produzione e questo va a erodere quelli che sono gli utili di queste aziende. Se a questo problema dell'aumento dei costi aggiungete le alte temperature che colpiscono il nostro paese, la siccità che da tempo, come quella di quest'anno, che da tempo non si registrava, e quindi anche il rischio, l'emergenza idrica già in atto, per cui assistiamo che molte regioni hanno già chiesto lo stato di calamità, tra queste che una delle prime è proprio Piemonte. Quindi è una situazione veramente difficile. Ora, questa situazione colpisce tutti gli anelli della filiera alimentare, però data a partire dalla produzione primaria alla trasformazione industriale fino ad arrivare al consumatore finale. E, però è indubbio che anche essere maggiormente penalizzati sono proprio gli operatori agricoli, che stanno via via perdendo fiducia, soprattutto per la mancanza di una prospettiva futura migliore. E questo spinge alcune aziende a cessare l'attività. Cessare l'attività è una cosa che purtroppo stiamo registrando. Ora, l'incontro di oggi, come ho detto, è nato molto tempo fa, ma affronta dei temi quanto mai attuali, quanto mai emergenti. E qual è lo scopo? Lo scopo, grazie all'autorevolezza dei relatori che interverranno nella mattinata, faccio notare che i quattro relatori sono tutti soci dell'Accademia di Agricoltura. E questo ci dà un'idea di quanta sia il peso scientifico che si raccoglie intorno all'Accademia. E anche le nuove entrate che abbiamo sentito stamattina dimostrano che questo contributo di conoscenza e di sapienza diventa sempre più consistente, sempre più autorevole. Dicevo che lo scopo dell'incontro di questa mattina è soprattutto quello di dare una lettura di quella che è la situazione attuale, ma nello stesso tempo anche di indicare quale tipo di agricoltura vogliamo, quindi anche uno sguardo prospettico. Lettura e sguardo prospettico. Passiamo, ho già parlato anche troppo e quindi do la parola al primo dei relatori, che è Pietro Terna. Innanzitutto facciamo gli auguri a Terna di buon onomastico, oggi a San Pietro. Pietro Terna è docente di economia politica all'Università di Torino e ci parla, a proposito di lettura, del quadro macroeconomico, dati e prospettive. Come vedete, il termine prospettive c'è sempre. Grazie, Pietro. Grazie, pronto. Sì. Ripeto, buongiorno a tutti. Il titolo lo scelsi io
E poi mi resi conto che ero un pochino ambizioso. E adesso vi spiegherò come poi l'ho ridotto. Prima di lasciare questa prima slide, voglio solo far notare in alto a sinistra il nuovo logo dell'Università di Torino presentato ieri. I contenuti sono sempre gli stessi, ma è su sfondo colorato. Ci sono i tre libri, c'è il toro, c'è l'aquila che guarda il sole, con il busto di adesso sono tutti un po' più paciosi. L'aquila aveva un aspetto cattivissimo nel precedente logo. Ieri è stato presentato e l'ho messo subito per fare festa sulla novità. E questa è la presentazione della mia chiacchierata, che sarà breve, prometto. E come me la sono cavata? Mi sono accorto che un sottotitolo per quello che avevo proposto io, e quindi la colpa è tutta mia, avrebbe potuto essere Brevi cenni sul mondo e dintorni. Allora, per evitare di fare brevi cenni sul mondo e dintorni e parlare 5 ore, me la cavo presentando delle rappresentazioni grafiche da delle fonti interessantissime di dati. Vi ho messo i link e ho messo anche i QR code per chi li vuol prendere subito con il telefonino. Torno solo indietro un attimo per dirvi che le slide sono a disposizione. Il mio sito è terma.it/2022pdf. Sono utili per i link, perché vi offrono degli strumenti molto interessanti. Qui gli strumenti sono degli atlanti dell'economia mondiale, atlanti ragionati, atlanti di dati, fatti da due studiosi molto importanti, Hausmann e Hidalgo. Sono partiti insieme e poi chissà, i professori sono nati per litigare, quindi adesso hanno due siti diversi. Io mi rifaccio soprattutto a quello di Hausmann, perché è gratuito nell'uso, e quindi va bene. Iniziamo da un ragionamento sul rapporto tra i ricchi e i poveri, il grande problema della divisione mondiale delle ricchezze. Quando nel 1776 esce la prima edizione della Ricchezza delle Nazioni, Adam Smith, considerato il primo economista, lui non lo sapeva di essere un economista, considerava di essere un filosofo morale, ma ha inventato la riflessione economica, nel suo ragionamento il rapporto tra il più ricco e il più povero era 4 volte a 1. Il più ricco era l'Olanda, non l'Inghilterra. Il 4-1 tenendo conto delle dimensioni, ovviamente. Il più povero c'era libertà di scelta, ce n'erano proprio tanti. E adesso come stiamo? Partiamo dal più povero. E qui la competizione per conquistare il posto del più povero è assai abbondante. Comunque molti considerano che Malawi è il paese più povero del mondo. Facciamo sempre il conto pro capite. Usiamo il 4 volte di Adam Smith, moltiplichiamo per 4 e salta fuori Haiti. Beh, adesso sarà finito, no? Moltiplichiamo per 4, e salta fuori il Marocco. E sarà finito, stiamo arrivando. Moltiplichiamo per 4 e salta fuori la Polonia. Bene, e adesso moltiplichiamo per 4 e salta fuori Singapore. Fate i conti, 4 per 4 per 4 per 4 fa 256. Quindi quel rapporto 4 a 1 di metà del 700 è diventato 256 a 1. È insopportabile, non è concepibile. È certamente una grande fonte dei problemi che avranno i miei nipoti e i miei pronipoti. O questo problema si risolve, o la guerra in Ucraina è una cosetta da dilettanti. Lasciatemi essere per un attimo catastrofista.
Non può essere il pianeta Terra con delle diseguaglianze simili. Sì. Proviamo a guardare da vicino e usiamo quegli atlanti di cui ho parlato. Vi esorto ad usarli perché sono di estremo interesse, ricchissimi i dati. Questa è la prima pagina di introduzione. E cominciamo con gli Stati Uniti. Non sono i più ricchi, abbiamo visto Singapore, ma anche altri, ma sono certamente i più potenti dal punto di vista dell'economia. Che cosa esportano? Se andate sul sito potete cliccare su ciascuno di questi simboletti e ingrandire la parte competente. Non so, qui c'è una macchina da cucire, quindi il tessile. Ingrandite il tessile o lo fate sparire e ingrandite gli altri. Quindi è molto dinamico. Se lo ingrandite a schermo pieno, il piccolo tessile degli Stati Uniti, leggete il contenuto di ogni casella e cliccando sulla casella avete tutti i dati di quel settore. È un lavoro incredibile, fantastico. Guardate questo macchione rosso. Questo è tutto software, cioè, scusate, è tutto servizi materiali, compreso software. Questi non sono computer, eh? Information Communication Technology. I computer stanno qua, in questo qua. Turismo, l'assicurazione, le banche, l'ICT. Poi c'è il grande bloccone del medicale, che per gli Stati Uniti è importantissimo. La chimica, il petrolio, che è una cosetta. E l'agricoltura, che consideriamo molto importante, quella degli Stati Uniti, ma non è il cuore delle loro esportazioni. Il cuore delle loro importazioni è molto simmetrico. Quindi vuol dire che commerciano in modo bilaterale, ma esportano molto più, virgolette, servizi e software di quanto ne importino. Questo, tra l'altro, l'economista dice che una delle cause dell'apparente continuo disavanzo della bilancia dei pagamenti americana è che queste cose non si sanno contare molto bene. Ne esportano una montagna, ma non vengono contabilizzate nel modo giusto. Pensate che quando Microsoft, molti anni fa, vendeva i pacchetti di Windows, dava una scatola, quello che passava in dogana veniva contato dal valore degli 11 dischetti che c'erano dentro, perché era l'oggetto materiale, e invece valeva n volte gli 11 dischetti che c'erano dentro, ma non veniva contabilizzato. Le statistiche contengono sempre degli errori, è inevitabile. Adesso facciamo un grande salto dall'altra parte del mondo, se il mio telecomando risponde, scusate, ci sono ancora le cartine. Verso dove esportano gli Stati Uniti? In Canada, certamente, America Latina, Cina, tanto, Europa, tanto, con l'Italia, la Germania, la piccola Svizzera, che sarà importante alla fine, e gli altri paesi europei. Da dove importano? Molto simmetrico, c'è di nuovo l'Italia, ci sono più o meno gli stessi paesi, più importante la Russia, vedete che la Russia era più pallida un attimo fa e adesso si è scurita, perché c'è l'export, c'era l'export di materie energetiche. Pallidina sempre l'Africa, ma adesso ne parliamo a fondo, perché è uno dei grandi problemi. È entrato in sciopero. Posso chiedere? No, non c'è nessuno. Scusami. Finché ti dirò di andare avanti. Grazie. La Cina. Dove esporta la Cina? Ma intanto la parte soft, piccolina. Sì, noi andiamo a fare i turisti in Cina. Esportare turismo, esportare servizi vuol dire avere turisti che arrivano, ma è limitato. Ma l'enorme forza dell'industria cinese sta qui e qui. L'elettronica micro, i computer e tutte le loro applicazioni. Poi c'è anche il tessile, ma questa roba qui è gigantesca. È l'invasione del mondo con i loro prodotti.
prodotti estremamente complessi. Possiamo andare avanti di un passo? Che cosa importano? Beh, loro vanno molto in giro, questo sì. Quindi importano viaggi e turismo, importano ICT, importano petrolio, importano macchinari, importano medicale, importano automobili, importano agricoltura, importano macchine elettroniche, ma avete visto che ne esportano molto più di quello che ne importano. Con quali nazioni? Grazie, se andiamo avanti. Esportano in tutto il mondo, molto importante il Nord America, molto importante la Russia, ovviamente l'India. Tenete d'occhio l'India, scusate l'Africa, ma poi la ingrandiamo. Andiamo ancora avanti, da dove importano? Da Russia e dagli Stati Uniti, chiarissimamente. Poi da tanti altri paesi del mondo, ma chiaramente Russia, Cina, scusate, Stati Uniti, Russia, Cina, sono un super sistema collegato fra loro. Grazie, se andiamo ancora avanti. Guardiamo l'Africa. Gli Stati Uniti con l'Africa. Seconda colonna. Abbiamo avuto la Russia con l'Africa. Terza colonna, la Cina. E capite che la Cina esporta in tantissimi paesi dell'Africa. Questa macchia bianca credo che sia proprio la mancanza completa delle statistiche, questo è il Sudan del Sud. Non può essere così nullo, però evidentemente non ci sono le statistiche. Andiamo ancora avanti, grazie. E chi importa dall'Africa? Eccoli qua, la Russia. Hanno monopolizzato il controllo di quel continente. Questo è il continente del futuro, per demografia e per cambiamenti. Certamente cambieranno. Verso la fine vedrete che non possono non cambiare. O succede un cataclisma o cambieranno. Andiamo ancora avanti, per favore. Vediamo il mondo del conflitto. Qui c'è scritto le mappe. La guerra, altro che conflitto, questa è una guerra. Una guerra tra due paesi poveri, non dimentichiamolo, due paesi poveri. L'Ucraina esporta essenzialmente agricoltura, poi esporta anche cose non specificate e trasporti. Io faccio il trasportatore all'estero, sto esportando. Tutto il resto è importante, ma è relativamente limitato. Questi sono i metalli, soprattutto metalli base, non lavorati, e quindi poveri. Se andiamo ancora avanti, dove esporta l'Ucraina? Ecco il grande problema. Nord Africa è alimentato dall'Ucraina. Questo grano non sta arrivando, questi cereali non stanno arrivando. Questa mappa è più chiara di mille parole. Se andiamo ancora avanti, ma perché si fanno la guerra? Sono complementari. Questo è quello che esporta la Russia, questo è quello che importa l'Ucraina. Stanno a specchio. Andiamo ancora avanti. Idem. È una follia questa guerra. Almeno non ha ragione economica, ecco, faremo almeno quello. Poi non devo fare una conferenza sulle ragioni della guerra, quindi mi fermo qui. Ma è una guerra tra due paesi poveri, economicamente insensata. Andiamo ancora avanti, grazie. E adesso la parte più strana della mia relazione. Dice, beh, non bastava le stranezze fino adesso? No. Adesso aumento le stranezze. Gli economisti da una ventina d'anni si sono messi a studiare il concetto di complessità. La complessità è una cosa diversa dalla complicatezza. Con la complessità l'integrazione produce qualcosa di nuovo. La complessità può essere rappresentabile all'interno dei prodotti. Capite che il petrolio grezzo non è un prodotto complesso.
È un prodotto magari preziosissimo, ma molto semplice. Un circuito elettronico integrato che sappia fare come l'M2 dell'Apple, anche il caffè se uno glielo chiede, è un prodotto estremamente complesso. Purtroppo il caffè non lo fa, se non lo comprerei subito. Ci sono tre fattori per ridurre le 256 volte tra il più povero e il più ricco che abbiamo visto prima. Questo è per il futuro, le prospettive. Il primo fattore è l'informazione. L'informazione è diventata accessibile a basso costo per tutti. Trovate i progetti, i dati, gli algoritmi, le formule, gli schemi, abbastanza accessibili. Qualche informatico che dice che prima di risolvere un problema guarda bene online, qualcuno l'ha già fatto e l'ha già messo gratuito a disposizione. Ed è vero. La tecnologia si materializza negli strumenti e per lo più sono accessibili gli strumenti. Guardate che verso i paesi più poveri sono andati fiumi di denaro utilizzati per comprare armi, se fossero stati utilizzati per comprare strumenti. Ma non basta. Il professor Hausmann, che ho citato prima molto spiritosamente nella conferenza ultima che ha fatto a Santa Fe, ha detto: immaginate di avere mal di denti. Scaricate un manuale perfetto sulla cura dei denti con tutti gli schemi. Poi comprate il gabinetto dentistico migliore che esiste sulla Terra. Poi prendete un vostro amico e dite: curami i denti. È difficile che funzioni. Manca una cosa magica, che sono le persone. Il sapere incorporato nelle persone, quello che si chiama know-how, io lo preferisco chiamare sapere comune del fare. Quel comune è importantissimo, che molte volte non è il sapere di una persona, ma è il sapere di un gruppo, che integrato sa come affrontare e risolvere un problema. Vi faccio un esempio di tanti anni fa e uno recentissimo. L'esempio di tanti anni fa, qualcuno di voi ricorda quell'automobile che a me piaceva tanto, quella di Wright un fissore, che si chiamava Magnum, non ha avuto nessun successo. I miei nipoti non l'hanno mai vista, quando gli ho parlato erano sbalorditi. È una specie di gigantesca Land Rover, bellissima, anzi Range Rover, quella più elegante. Non ha avuto successo. Wright un fissore faceva degli autoveicoli industriali, poi si è messo con questa macchina, come la montavano loro la macchina non funzionava bene. Sono venuti da un grande carrozziere di Torino, non faccio il nome, che gli insegnò a montarla. Gli operai di quella azienda lì hanno insegnato agli altri con gli stessi pezzi come montarla. E a quel punto la macchina andava benissimo. E non c'era un manuale che diceva che il bullone 43 era da mettere prima del bullone 41. Un altro esempio che a me ha colpito moltissimo. Quando Elon Musk, la persona più ricca del mondo, e a me la più antipatica del mondo, ma questo è un fatto personale, e ha annunciato che avrebbe iniziato a produrre le Tesla, forse vi ricordate, per un anno le Tesla non sono uscite. Poi ha comprato degli ex stabilimenti abbandonati Ford e ha ritrovato gli operai della Ford sul posto e le Tesla hanno cominciato a uscire. Di nuovo, non c'è scritto un manuale. Questo deve essere esportato. Esportato vuol dire andare nei paesi in difficoltà, avviare attività, non in modo imperialista, non per sfruttare i poveri, ma per equilibrare il mondo. Dopo tante parole vediamo dei dati. Cerchiamo la complessità incorporata nei prodotti. Grazie ancora di cambiare slide. Qui siamo nel 1995, dove in blu scuro c'è tanta complessità nei prodotti. Ovviamente, cioè, qui è partita una B, scusate. Scusate, gli Stati Uniti sono in testa, l'Europa se la cava bene, l'Italia se la cava bene, la Svizzera se la cava benissimo. Cioè, ma la Svizzera fa formaggio con i buchi e cioccolato? No, fa i prodotti elettronici più sofisticati del mondo per il medicale.
fa i prodotti elettronici più sofisticati del mondo per l'industria, fa anche gli orologi sofisticatissimi, ma quella è una nicchia, non credo che pesi molto. L'Unione Sovietica era già finita, ma il mondo era ancora fino da queste parti, e la Cina era azzurrina. Facciamo un passo, saltiamo 8 anni, cambiando slide, e siamo nel 2003. La Russia ha fatto un bel salto, ma proprio bello. In Europa la Germania e la Svizzera sono rimasti a svettare, gli altri sono bravini, ma non è paragonabile. Il Giappone è là, con la sua capacità tecnologica, e gli americani sono sempre i leader della complessità. Facciamo 8 anni, siamo nel 2011, ma la Russia è tornata indietro. Questo spiega molte cose. L'Economist scrisse allora: una cleptocrazia non può svilupparsi. Cleptocrazia è bello, eh? L'Economist è autorevole. La Cina invece ha premuto sull'acceleratore della tecnologia ed è diventata un paese della complessità. Ritorno di là, se no gli amici a questa parte si offendono, starei un po' da una parte, un po' dall'altra, abbiamo quasi finito. 2011 cambiavamo la diapositiva, 2019 l'ultimo dato disponibile, noi ce la caviamo ancora, questa è la spiegazione per cui con tutti i nostri guai non siamo andati a morte. Noi produciamo beni complessi e li esportiamo. Anche il prodotto agricolo italiano è un prodotto complesso. Pensate quanta tecnologia l'agricoltura ha introdotto nella sua produzione, quante competenze non banali, non riproducibili, leggendosi un libro, sono comprese nella produzione dell'agricoltura italiana, dell'agricoltura europea, ma certamente di quella italiana. La Cina svetta, la Svizzera, l'ho già detto, il disastro è qui. Il disastro è qui. L'Africa non si è mossa, se è possibile è peggiorato. E questo non può reggere, un mondo fatto così non può star su. Anche questo è un bel problema, eh? Anche questo è un bel problema. Però un po' di azzurrino almeno qua c'è. Ma qui spaventa. Qui l'Arabia Saudita ha chiamato l'MIT e ha detto: signori, tra 20 anni il nostro petrolio costa troppo. Cosa facciamo? E gli hanno detto: fate tecnologia. Poi è un paese con i ricchissimi e i paria, quindi non ci piacerebbe tanto, però comunque si stanno muovendo. Il problema è del Mar Rosso. E con questa nota estremamente pessimista, ma anche di speranza, perché prima ho detto che la soluzione esiste, andiamo sull'ultima slide, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e vi offro i miei indirizzi per restare in contatto. Grazie. Grazie Pietro. Direi che, considerati i tempi, non facciamo le domande al termine di ogni relazione, in maniera da avere poi uno spazio di discussione eventuale al termine dell'incontro. Certo che... Ci hai fornito un quadro veramente preoccupante. Le soluzioni non sono facili, perché questo divario, in particolare l'impoverimento di certe aree, è veramente drammatico. Aree che sono praticamente state colonizzate soprattutto dalla Cina, ma anche dalla Russia. E questo evidentemente ci deve molto preoccupare. Comunque, vediamo poi alla fine se possiamo fare qualche domanda. Seconda relazione, la parola va al vicepresidente dell'Accademia di Agricoltura, Vittorio Giorgio Bastide,
che ormai è già abituato a illuminarsi su quella che è la politica agricola comunitaria. Vittorio non ha bisogno di presentazione, è presidente dell'ANBI del Piemonte ed è vicepresidente dell'ANBI nazionale, ma soprattutto è un bravissimo imprenditore agricolo. Quindi cedo lui volentieri la parola. Grazie Pietro, buongiorno a tutti. Io cercherò di portarvi quello che è il pensiero del mondo agricolo e soprattutto quello che è l'impatto che il mondo agricolo ha dalla nuova politica agricola comunitaria. La nuova politica agricola comunitaria ci siamo lasciati sono l'autunno scorso in cui era stata presentata. E in due parole, quali erano le novità della nuova PAC? Fondamentalmente una grande attenzione all'ambiente e poi due aspetti, la riduzione di quelli che sono, diciamo, pure i diserbanti del 50% e l'avanzare di agricoltura biologica. Questi erano, direi, i comandamenti. Prego, andiamo pure avanti. Siamo alla seconda pagina. Due questioni. Perfetto. Ecco. Certo. Approvazione del piano strategico nazionale. Cosa vuol dire? L'Italia, a fronte di quella che è stata la presentazione della PAC, deve fare un suo piano, che è stato fatto. Il 31 di marzo è pervenuta al nostro Ministero quella che è la lettera di osservazioni della Commissione sul nostro piano. Misure di emergenza conseguenti alla crisi dei mercati. Ecco, qui c'è un'enunciazione che io definirei di principio, ma poco altro, ed è l'argomento di oggi di cui ci occupiamo. Andiamo pure avanti. La PAC riformata verso il piano strategico. Ho già detto che l'attenzione è centrata da parte della Commissione su quella che è l'ambiente, né più né meno. E i cambiamenti climatici, ne parleremo poi, però la sensazione è che l'attenzione, così come è stata prospettata esclusivamente all'ambiente, diventa abbastanza restrittiva. A che punto siamo? Andiamo pure avanti. Il 31 marzo la Commissione europea ha formulato le sue osservazioni a 19 piani strategici nazionali, tra cui anche quello italiano. Sono 80 pagine di osservazioni che hanno stupito il nostro Ministero perché sono fitte fitte di osservazioni molto precise e specifiche. Entro 3 settimane da questa observation letter, l'Italia deve dare una prima risposta e avviare quindi una sorta, definiamolo, di negoziato con quella che è la Commissione. Il piano strategico nazionale deve comunque essere approvato entro 6 mesi, dovrebbe essere presentato con le sue riformulazioni entro giugno, in realtà slitta come tutte le volte che questo è avvenuto, e quello che dovrebbe essere rispettata come data è il 1º gennaio 2023 per l'ingresso dell'applicazione della nuova politica comunitaria. Andiamo avanti. Quali sono le osservazioni che ci fa la Commissione? Chiede una distribuzione più equa dei pagamenti diretti. Cosa sono i pagamenti diretti? Sono i contributi che in base agli ettari seminati e coltivati ricevono gli agricoltori. Allora, qua è stato chiesto da parte della Commissione di fare due scelte di fondo. Degressività, cosa vuol dire? A un certo punto gli aiuti devono essere dati a seconda degli scaglioni e plafonamento che non si può andare oltre certi contributi ad ettaro agli agricoltori. Ci chiedono spiegazioni perché noi non lo applichiamo completamente. La risposta ve la darò poi dopo, perché semplicemente l'Italia, devo dire con molto buon senso, ha detto noi lo applichiamo ma in un modo molto graduale. Che questi soldi, pagamenti diretti, fanno parte del reddito degli agricoltori e quindi può essere più legittimo e direi anche preferibile semmai fare
un plafonamento verso il basso. Sappiamo tutti quelle che sono le domande PAC che vengono fatte, e con tutto rispetto per metalmeccanici, parrucchieri, idraulici, chi volete, c'è gente che fa delle domande per contributi da 500 euro complessivi. Costa più fare la domanda che non chiedere il contributo. Allora, una gran parte di questi soldi comunitari vanno dati a questa pletora di percettori, ecco, sarebbe importante invece alzare dal basso verso l'alto, e cioè darlo effettivamente alle aziende agricole professionali, prima considerazione. Condizionalità sociale, secondo punto. Anche qui i contributi vengono dati a quelle aziende che da un punto di vista sociale, verso i lavoratori, si contraddistinguono per tutela del mondo dei lavoratori. È un qualcosa che è in fieri un ragionamento che si stanno facendo. Maggior impegno sul fronte dell'ambiente, applicazione della condizionalità e degli ecoschemi, anche qui ci chiedono un maggior impegno da questo punto di vista, la strategia di digitalizzazione del settore agricolo, fondamentale. Il settore agricolo sconta veramente degli anni di ritardo. Aumentare la semplificazione, questo è il sogno di tutti quanti, il mondo dei desideri, molto complicato e difficile. Devo dire che il primo ente che non fa semplificazione è la Commissione delle Comunità Europee, perché credo che invece ogni volta che esce con qualche normativa noi siamo terrorizzati, perché complica l'esistenza al mondo agricolo. Quantificare le informazioni sugli obiettivi del Green Deal. Di fatto però queste osservazioni che ci sono state fatte, a cui noi stiamo rispondendo, nulla dicono di quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo, di cui ne abbiamo appena parlato e che ci vedono molto impreparati come reazioni a quella che è l'economia agricola. Andiamo avanti, pagamenti diretti, perfetto. Maggiore convergenza di distribuzione, è quello che vi ho già detto, cioè una parte degli aiuti sono accoppiati alle colture, una parte no. Loro chiedono a noi perché noi vogliamo avere degli aiuti più accoppiati, ma semplicemente perché certe colture senza un aiuto specifico non stanno in piedi. Spariscono, non si fanno più. Loro vorrebbero avere una convergenza parziale con una riduzione massima che noi abbiamo optato per un 30%, cioè da quelli che erano i pagamenti che riceveva l'agricoltore, abbiamo detto, rispetto al suo storico, arriviamo al massimo a togliere il 30%, non di più. E questa cifra va nel calderone dell'Italia per tutte quelle che sono le misure agricole. Noi abbiamo fissato, loro ci chiedono di fissare un tetto massimo di diritti di 2.000 euro a ettaro. Beh, a seconda delle coltivazioni, ci sono delle coltivazioni che hanno un alto prodotto lordo vendibile, ma hanno anche dei costi molto alti. Quindi, se abbiamo dato delle risposte in questo senso, dei motivi ci sono. E poi, in ultimo, ci credono anche di giustificare quello che sono i pagamenti viceversa accoppiati, ad esempio il pomodoro e quant'altro, che appunto sono degli aiuti destinate a delle specifiche produzioni. Andiamo avanti ulteriormente. Ci chiedono di promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato. Una bellissima enunciazione. Possiamo essere d'accordo tutti, credo. Hanno apprezzato quello che noi destiniamo come tutela delle colture proteiche, soia in primis, di cui siamo ampiamente deficitari in Europa, e ci dicono anche però dovete specificare meglio cosa ridurre, tutti gli input vari, cioè agricoltura di precisione, l'efficienza energetica, la fertilizzazione da quella minerale a quella organica. Rafforzare l'associazione dei produttori, l'EOP. Ecco, questo è fondamentale, e questo è un tasto molto debole dell'agricoltura italiana, da sempre. Le associazioni dei produttori le abbiamo sempre previste sulla carta, e cioè la concentrazione del prodotto è quello che fa la forza di un settore come quello agricolo, che è fatto da tanti piccoli tasselli, tanti piccoli francobolli, e dove viceversa i numeri sul mercato internazionale la fanno da padrone. Da ultimo, lo sfruttamento della manodopera. Allora, però chiedono, come si diceva, di cercare di essere compliant per quello che riguarda la manodopera. Si stima che in agricoltura circa il 55% della manodopera è irregolare. Allora qui viene anche da fare delle osservazioni, direi, molto precise. Noi stiamo scontando una politica del mondo del lavoro, non solo reddito di cittadinanza,
ma in genere la totale assenza di contatto tra mondo dell'offerta del lavoro e mondo della richiesta del lavoro, della domanda. E questo fa sì che oggi noi scontiamo veramente un deficit dovuto anche ai vari decreti flussi completamente bloccati. L'anno scorso, causa pandemia, moltissimi lavoratori stranieri non sono approdati da noi per motivi di carattere sanitario, ma anche, devo dire, per motivi proprio di permessi, che mancavano totalmente. Andiamo avanti. Armonizzazione degli interventi di sviluppo rurale. L'Italia, da questo punto di vista, ha preso il 2,8% dei pagamenti che sono diretti agli agricoltori, li ha stornati e li mette su quelle che è tutta la normativa dello sviluppo rurale sul secondo pilastro. Sono argomentazioni molto tecniche, mi rendo conto, ma vuol dire semplicemente che una parte dei soldi degli agricoltori ulteriormente presi e vanno nel calderone generale, dove si finanzia un po' di tutto per l'agricoltura. Anche qui chiedono che ci siano delle specificazioni a livello regionale e soprattutto chiedere che le regioni fissino i loro impegni. Qua mi viene da fare un'osservazione, noi ci approntiamo adesso ad avere il piano strategico nazionale e ad avere poi tutti i piani di sviluppo rurale che ogni regione appronta. E questo è una particolarità totalmente italiana, voglio dire, perché se si va a vedere gli altri stati europei, alcuni stati hanno fatto una unica scelta nazionale. D'accordo che noi siamo dalle Alpi alle Piramidi molto diversi, però è anche altrettanto vero che zone tipo Alessandrino, al confine tra Piemonte e Lombardia e Piacentino, scontano tre diversi piani di sviluppo rurale, con tre modi diversi di concepire l'agricoltura, tre normative diverse. Allora ditemi, quelle aziende lì che senso ha continuare in questo modo? Dicevo che loro quello che vogliono è avere questa maggiore ambizione dell'architettura verde. Eccoci. E quindi cercare di armonizzare tutto quello che sono gli interventi normativi in materia di acqua, nitrati, aria, anche quello che è il cambiamento d'uso del suolo, la silvicoltura. In parole povere, aumentare quello che è l'uso dell'energia rinnovabile, il biogas, ridurre il consumo energetico. Sono tutte bellissime enunciazioni, io dico, che poi vanno tradotte in realtà. Andiamo avanti. Ulteriore aspetto, favorire lo sviluppo delle aree rurali, questo è fondamentale, cioè infrastrutture, lotta alla disoccupazione, vivere a livelli civili. Chi va ancora oggi a 2000 metri di altitudine a fare agricoltura? Poi ci lamentiamo dello spopolamento delle montagne. La realtà è che nessuno ha voglia di andare. Vediamo invece come ha reagito la Svizzera, dove a 2000 metri la gente ci va ancora e dove c'è un sistema che fa sì in modo tale che ci sia anche il reddito per chi va a 2000 metri. Ecco qua forse i programmi leader potrebbero essere gli unici in grado di affrontare questa situazione e sviluppare l'agricoltura in un modo più omogeneo. Però bisogna anche cercare di aumentare le dotazioni finanziarie. Andiamo avanti. Conseguimento degli obiettivi del Green Deal è quello che ci siamo detti, che secondo me sono i pilastri di questa nuova PAC. Agricoltura biologica, arrivare a un 25% di agricoltura che sia biologica, e ci viene rimproverato viceversa che non abbiamo ben specificato sull'uso dei prodotti fitosanitari, cosa fare, cosa non fare. In realtà vedremo che l'Italia ha cercato di fare delle proposte realiste. Poi, in più, la piena copertura della banca larga nell'area rurale, di questo ve l'ho già detto, ed è fondamentale oggi per la competitività delle aziende. Andiamo avanti. Sono anche ammesse alcune richieste specifiche da parte del mondo agricolo, soprattutto per quello che riguarda gli ecoschemi, e cioè sono delle misure specifiche previste dalla Commissione, e qui la zootecnia ha cercato di avere per avicoli, ovicaprini e bufalini delle specificità. E noi difendiamo questo, e l'abbiamo chiesto a Bruxelles, così come anche un pagamento accoppiato per quello che è il pomodoro d'industria, che altrettanto è una cultura che va accoppiata a un suo reddito effettivo da Bruxelles. Anche sull'ecoschema 4 si è pensato di chiedere delle specificità per i seminativi dei cereali, oltremodo attuali, vista la situazione che stiamo attraversando.
lo sviluppo rurale ci rimproverano che è poco definita quella che è la definizione delle risorse finanziarie, però l'importante è prima sapere quanto vale l'Italia e poi dopo si farà il divide e tempera tra le regioni secondo le esigenze. E qui dicevo appunto troppe politiche regionali, bisognerebbe che fossero un po' più uniformate. Andiamo avanti, le nostre riflessioni. Beh, questi sono i nostri pensieri, e cioè per noi il piano strategico nazionale presentato pare equilibrato. Gli interventi tra i vari settori, e cioè quello che erano le compensazioni e la riduzione dei pagamenti diretti, ci sembrano opportuni e fatti in un modo molto realizzabile, così come anche quello di definire la strutturazione di quello che è lo sviluppo rurale. Ci sembra che noi i principi li abbiamo messi, ma queste evidentemente a Bruxelles non basta. Troviamo particolarmente positivo, come vi dicevo, quella che è la convergenza parziale, la degressività e il plafonamento che abbiamo realizzato, e cioè si è detto d'accordo a diminuire gli aiuti a ettaro per ogni agricoltore, ma non espropriamolo totalmente di quello che è questo reddito che arriva dall'Unione Europea. Ricordatevi sempre che questi contributi che vengono dati agli agricoltori sono il frutto di un allineamento ai prezzi internazionali, perché storicamente è avvenuto così. A un certo punto si è detto, negli anni Ottanta, tu agricoltore da domani c'è che i prezzi fissati dalla comunità, che ci ha sempre fissato i prezzi, diminuiscono del 30, 40, 50%. Ti compensiamo con un aiuto a ettaro, senza il quale oggi in alcuni settori non si produrrebbe più niente, perché non converrebbe in base ai costi che abbiamo. In conclusione, viene da dire che questo conflitto russo-ucraino, perché poi bisogna confrontarsi con quello che sta capitando, richiederebbe un ripensamento di tutta la strategia comunitaria. E questa lettera di osservazioni che ci hanno fatto non affronta per niente. E questa è una manchevolezza, una mancanza enorme. Andrebbero previste delle misure specifiche. Andiamo avanti. Quali sono le misure di emergenza comunitarie per far fronte alla crisi dei mercati? Beh, eccole qua. Andiamo pure avanti. Il conflitto russo-ucraino ha accentuato quella che era un'instabilità dei mercati, poi qualcuno lo affronterà meglio di me e più diffusamente, ma che era già presente e fu l'effetto Covid quando ripartì tutto. Non è una questione dovuta soltanto all'Ucraina, era già qualcosa che nel primo semestre, nel secondo semestre del 2021 era realtà. Quindi richiedeva un riorientamento di questa PAC, cosa che invece non è avvenuta. Io vi faccio solo un appunto. Quello che è oggi la dipendenza dei fertilizzanti, che sono la maggior parte di origine russa, e che quindi questa primavera ha fatto sì che i prezzi dei nostri concimi chimici hanno avuto degli aumenti che vanno mediamente dal 50 al 200%. Quindi anche quello che è stato la volatilità dei prezzi agricoli, c'è qualcuno che dice mai si è passato da 18 a 38 euro al quintale. A me fa ridere, perché se i miei costi si sono triplicati, il conto non torna lo stesso, con l'aggravio che oltretutto ai consumatori tutto questo va a incidere, non poco. È stata prevista, bontà loro, un'unica deroga a quelli che sono gli obblighi del greening, che era quell'insieme di decalogo che dovevamo osservare, su quello che sono la domanda PAC del 2022, e cioè la possibilità di mettere a frutto i terreni destinati a set aside, cioè non coltivati, o EFA, che è un'altra misura di preservazione dei terreni praticamente coltivati molto poco. E beh, scusatemi, ma io agricoltore a set aside metto i terreni peggiori che ho. Quindi questa è stata anche una totale mancanza di sensibilità da parte della Commissione o di intelligenza, perché chiaramente da quei terreni che io destinavo a set aside, che sono magari quelli meno produttivi della mia azienda, è chiaro che ci ricaverò anche ben poco. Quindi se voglio dare un segnale, non è certo quello. È stata sospesa il divieto dell'uso degli di quelli che sono gli agrofarmaci. Questo per ora, poi vedremo, perché ultimamente anche sono comparse delle iniziative diverse. Maggiore flessibilità nella condizionalità rafforzata, allentamento degli obblighi generali per le imprese, ma queste sono tutte enunciazioni che io devo dire. Sarebbe auspicabile, viceversa, che con questa observation letter ci fossero state delle misure più decise per quello che riguarda
la reazione a questa guerra che abbiamo in corso. Andiamo avanti, riflessioni. Noi abbiamo presentato il nostro piano strategico, ripeto, dovremo con le osservazioni successive, da giugno stiamo slittando a luglio. Vi ricordo sempre che la proposta di fondo dell'Unione Europea, cosa sono? Una riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari del 50% entro il 2030, prendendo a base l'uso che ne facevamo nel periodo 2015-2017, e la destinazione del 25% della superficie ad agricoltura biologica. Allora, va tutto bene, siamo tutti felici di usare meno diserbanti perché io, imprenditore agricolo, ho dei costi che a questo punto diminuiscono. Ma ne posso fare a meno dei diserbanti o degli antifitogramici? Questa è la vera domanda a cui bisogna dare risposta. Perché io credo che sulla falsariga di quello che avvenne con la lotta guidata, cosiddetta, negli anni 80, il mondo agricolo è stata un'evoluzione, prima si facevano i trattamenti a base calendario e poi si passò invece, e cioè sistematicamente ogni settimana facevi i trattamenti, ma perché? Perché le ditte Bayer e quant'altro, per non fare nome, i loro tecnici dicevano no, fallo perché a titolo preventivo fallo. Il mondo agricolo a un certo punto si è tirato sulle maniche, grazie anche a dei contributi regionali, e si cominciò a fare la lotta guidata, cioè se c'è bisogno i trattamenti li faccio. Allora, ritengo che il mondo agricolo è felice di non fare i trattamenti. Il discorso di fondo è il bisogno che c'è la cultura e abolirli completamente, comunque anche in agricoltura biologica, delle volte ci sono dei grossi problemi a non fare trattamenti, ma soprattutto il livello della produzione, in un momento come questo in cui c'è bisogno di prodotto, di materie prime. Allora, quali sono le alternative per gli agricoltori? Beh, di fronte a questa volatilità dei prezzi dei cereali, aumento deciso di quello che sono i costi dei nostri mezzi tecnici ed energetici, non dimentichiamoci, e una carenza di manodopera, devo dire, è una tempesta perfetta per il mondo agricolo. Quello che è stato detto prima fa sì che soprattutto alcuni settori, parliamo della zootecnia, a fronte di una crisi del genere dove le materie prime, il silo mais, stanno andando a comprare il silo mais che ha raddoppiato il prezzo di quelli che facevano biomassa, cioè l'anno scorso il mais a 18 euro al quintale, quelli che avevano il biomassa facevano luce elettrica ed erano contenti. Quest'anno con il mais che invece è schizzato a 36-38 euro al quintale e il silo mais è praticamente raddoppiato anche il suo prezzo, ci sono degli zootecnici che vanno da chi ha il biomassa stoccato e dice beh, vendimi un po' del tuo insilato perché mi serve per alimentare la mia stalla. Quindi vi rendete conto in che situazione siamo, a fronte poi di una questione climatica che affronteremo subito. Previsione, questa PAC, l'impatto si stima che sia con un calo di produttività pari al 17%, un aumento dei prezzi, un aumento delle importazioni da paesi terzi, dove il fatto di sostenibilità ambientale e produttiva vi lascio immaginare, perché chiaramente noi siamo dei gran paladini della difesa della soia bio, però la importiamo tutta dal Brasile e dall'Argentina, dove viceversa è tutta soia OGM, e le merendine vengono fatte con quella soia lì. Allora questa è una contraddizione di fondo che a un certo punto bisognerebbe anche uscirne, perché poi dopo l'operatore agricolo è quello che ne sopporta tutte le conseguenze sul tema di concorrenza. Quindi non sto qua a dire che siamo a favore dell'OGM, a parte che l'OGM oramai è già un tema superato, ma siamo viceversa a cercare di avere pari condizioni imprenditoriali, che è quello che importa a noi fondamentalmente. La Commissione dell'Unione Europea dice vabbè, vi compenseremo tutto il settore agroalimentare, ma come? Tagliando ancora le risorse agli agricoltori. Questa un'ulteriore novità. Su quelle che sono le dotazioni finanziarie, poi del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale, che poi diciamo, è il modo in cui vengono elargiti anche ai vari piani di sviluppo rurale, ultimamente l'Italia si è aggiudicata questi 6,7 miliardi per tutto il periodo 2023-2027. Però famosa degressività, il capping, cioè abbassare gli aiuti agli agricoltori e quant'altro, porteranno altri 500 milioni di euro. Cosa vuol dire? L'Italia ne avrà per 7,2 miliardi.
pari all'11% di quello che è il finanziamento a tutti i paesi della comunità, che sono 61,3 miliardi. E tanto, poco? Beh, se vado a vedere negli anni 60 come veniva difesa l'agricoltura, le riduzioni in modo proporzionale ci sono state e come. Andiamo avanti e arriviamo alla connessione con l'emergenza cambiamenti climatici, che vi confesso negli ultimi mesi ci ha impegnato non poco. Priorità. Le priorità sono l'idropotabile, per primo, l'agricoltura, secondo, e terzo l'idroelettrico, con tutto quello che viene. Perché lo metto? Perché bisogna sempre ricordarsi di questo. Oggi la strategia nostra nel breve periodo cos'è? È cercare di fare delle previsioni a 15 giorni, non di più. Il rischio è fortissimo, perché le nostre colture sono in un momento in cui quello che è lo sviluppo della pianta ha bisogno di veramente una massa d'acqua non indifferente. Qual è la strategia nel breve periodo che ci siamo posti con la Regione? Si è cercato di bussare alla porta della Val d'Aosta. La Val d'Aosta ha detto: mi spiace, ma io ho il 30% degli invasi, ho gli invasi che sono al 30% mediamente, per cui non vi posso dare nulla. Si è provato a bussare, parlo di Regione Piemonte, alle porte della Svizzera dicendo: beh, avete i rubinetti del Ticino con Lago Maggiore, e anche qua gli svizzeri hanno detto: anche noi siamo al 30-35%, abbiamo la nostra energia idroelettrica che la fa da padrone, scusateci tanto, ed è finita lì. Questo perché lo dico, qui vedete dei dati su quelle che sono oggi fiumi in calo del 70%, quelle che sono quanto è rimasto nei laghi, l'unico è il Garda, che siamo ai livelli del 50%, il bacino dell'Adige, però qua mi preme anche dire che il sistema della risaia è quello che ha alimentato ed alimenta sempre il bacino del Po. Perché? Perché da sempre la risaia è una spugna e con tutto il suo sistema di interconnessioni fa sì che, ad esempio, nel 2017, altra annata di siccità, Po Rigagnolo, a Torino passava, era poca roba, il canale Cavour pigliava quel poco che c'era, dopo il canale Cavour a Chivasso entra la Dorabattia e lì c'era la prima grande emissione, perché il bacino idrografico della Valle d'Aosta, mondo dei ghiacciai e dei nevai, c'era ancora qualcosa al suo importo. Risaia bagnava, risaia, la risaia sotto, tra tutto il sistema delle risorgive e delle cessioni, è una spugna. Come per incanto, dopo Casale, il Po si implementava. Poi arrivava il Ticino e quant'altro. Allora l'errore che fa sempre l'autorità di bacino del Po è di dire: voi piemontesi siete ricchi d'acqua e non ce la date. Balla madornale, perché i veri grandi apporti arrivano dalla Val d'Aosta e dal Ticino. E questo è fondamentale, perché noi stiamo chiedendo agli invasi di cercare di svasare acqua. L'unica che ha risposto, alcuni produttori idroelettrici hanno risposto in questo senso e cerchiamo di salvarci. Ma anche gli invasi nostri, sulle nostre alpi piemontesi, siamo dal 30 al 50% di quella che è la capacità che hanno. Risalita al Cuneo Salino è arrivato a 25 km dal delta del Po. Situazione gravissima, perché degli amici agricoltori mi ricordavano che negli anni 60 era già capitato, quando il Cuneo Salino risale di 25 km, vuol dire che quei terreni agricoli devono essere praticamente per 3 anni non più coltivati, perché non c'è miglior diserbante del sale. E bisogna effettuare una sorta di rigenerazione o ricondizionamento, cioè buttare acqua dolce e lavarli, perché sennò non viene più nulla. Quindi io ho lanciato l'idea l'altro giorno in Regione con il Presidente Cirio: beh, inventiamoci il MOSE del Delta del Po, un sistema per cercare di arginare un po' questo Cuneo Salino. Anticipo andamento climatico di un mese e mezzo. Perché? Perché quello che capitava e che è capitato finora dal punto di vista meteorologico è che queste temperature così alte che hanno fatto sciogliere tutti i nevai, non c'è più neanche un nevaio, vi stanno aggredendo i ghiacciai, capitava normalmente verso la seconda metà di agosto. E questo ci permetteva comunque di avere la riserva d'acqua per poter irrigare e arrivare a metà agosto, quando l'isola non matura ma poco ci mancava, il mais cominciava a essere fuori, ad avere una dotazione d'acqua. Situazione consorzio di piemontesi, qui dico solo perché sono 700 consorzi tra grandi e piccoli, che fanno parte con 36 comprensori irrigui che li raduna,
c'è una necessità di accorpamenti e soprattutto qui ci sarà da pensare, non poco, perché prevalente è l'irrigazione a scorrimento. Dovremmo inventarci qualcosa di diverso. Oggi i nostri consorzi hanno degli apporti che sono all'incirca dal 30, cioè hanno un 30% di quello che possono dare agli agricoltori, alcuni hanno il 100% che gli manca rispetto alle loro concessioni. Fase emergenziale, andiamo avanti. Che cosa sta avvenendo? Da più parti regioni hanno dichiarato e invocato lo stato di calamità. Curcio, il capo della protezione civile, dice va bene, noi facciamo la dichiarazione di stato di emergenza e stanno predisponendo un fantomatico di DPCM per il Consiglio dei Ministri, quindi il governo uscirà. Questo permetterà tramite un'ordinanza o una potestà normativa di imporre ai bacini idroelettrici di svasare. Bisogna vedere però che cosa sarà rimasto, perché poi anche i bacini idroelettrici fanno energia e noi siamo anche bisognosi di energia. Ma questo soprattutto permetterà di effettuare delle deroghe al DMV. DMV cos'è? Deflusso minimo vitale o DE, deflusso ecologico. Sono una bella invenzione dell'Unione Europea che praticamente dice tu, consorzio irrigo, se tu prelevi una concessione di 100, tu devi lasciare andare giù 30 per i pesci, per i pescatori, per preservare l'ambiente. Tutto questo va molto bene quando tu hai il 100% della portata dei fiumi, ma se tu c'hai già soltanto più il 30, io devo rilasciare il 30, la casa mia fa zero. E questo a un agricoltore che si vede dell'acqua che va giù per i fiumi, chiaramente crea qualche pensiero e crea una certa arrabbiatura. L'altro aspetto è quello di cercare di attivare a questo punto anche il Fondo di Solidarietà Nazionale. Questo deve essere fatto su proposta delle regioni, però chiaramente deve essere dichiarata lo stato eccezionale di avversità atmosferica. Però mi viene anche da dire, il Fondo di Solidarietà Nazionale, a quanto ammonta, a quanto c'è di risorse lì dentro? Ben poche. Io illuderei gli agricoltori se gli dicessi guarda che qui 10 euro a ettaro, il che è niente, diventa quasi ridicolo. Qual è la situazione che stiamo affrontando in Piemonte? Beh, diciamo che la Presidenza della Regione e tutto il mondo degli assessori, cioè agricoltura, ambiente, infrastrutture, si è molto attivato anche in correlazione con noi, mondo dei consorzi irrigui. In questo momento siamo in una fase in cui si monitora effettivamente quelle che sono le risorse esistenti e quanto c'è il fabbisogno in campagna. Però, ripeto, si va avanti di una settimana o 15 giorni. L'assessore Marnati, assessore all'ambiente, devo dire con molta tempestività ha indetto gli stati generali dell'acqua. Dovremmo ritrovarci quindi nell'autunno e a bocce ferme tutti i vari portatori di interesse, il mondo agricolo, quello dell'idropotabile, il mondo anche dei produttori di energia idroelettrica, tutti quelli che hanno interesse su questo argomento dell'acqua, è importante che ci si ritrovi. Andiamo avanti e sono in conclusione. Qual è la fase programmatica? Beh, qui si è cercato di utilizzare i fondi del PNRR. La realtà è che il PNRR ti impone delle tempistiche molto strette. Quello che è arrivato in consorzi di bonifica e irrigazione, c'è una prima tranche di 400 milioni più un'altra che dovrebbe arrivare agli 800, ma in gran parte destinata al Sud Italia, ma la vera realtà è che qua sono da, diciamo, gli anni 60, da quando c'è stata la tragedia del Vajont, che non si è più presa in considerazione l'idea di realizzare nuovi invasi. Guardate che poi noi siamo ricchi, prima si vedeva anche quello che è la, bene o male, la capienza, noi abbiamo più di 500 dighe, bacini, 300 laghi, c'è una piovosità notevolissima in Italia, noi sfruttiamo solo l'11% di quanto piove, il che vuol dire che noi mandiamo in mare una ricchezza incredibile. Quindi il primo comandamento è un nuovo piano invasi. Qui mi piace ricordare il nostro beneamato ex vicepresidente, il professor Tournon, il quale diceva chiaramente, guardate che tutte le varie soluzioni, serbatoi, laghi, aziendali, cave, vasche di laminazione, vanno tutte bene, sono tutti aiuti, ma la politica la si fa con i grandi invasi. Allora, i grandi invasi hanno un unico inconveniente, che forse al pubblico
e a quelli che sono no per tutte le occasioni non va bene. Però qua mi viene anche da dire che bisogna pensarci, e cioè non dobbiamo ridurci ad aprire il rubinetto che non viene più giù niente e dire beh adesso cominciamo a pensarci. Non dobbiamo ridurci a premere il pulsante della luce elettrica, non c'è la luce o c'è a ore alterne. Qualcuno ha detto, ma voi mondo agricolo usufruite delle assicurazioni agevolate sulla siccità. Sì, peccato che le compagnie, ma credo giustamente, arrivate al mese di aprile con delle prospettive di questo tipo, l'assicurazione sui catastrofali siccità hanno detto, sapete che un rischio certo e sicuro, che lo paghiamo fino all'ultima lira, non lo facciamo più sottoscrivere. E qui la PAC destina alcuni importi per quello che è il pagamento dei premi degli agricoltori. Ci sarà da lavorare su questo aspetto. Quello che è certo è che mi viene in mente che tante aziende che fanno quelli che vengono chiamati in gergo i disaster recovery plan, cioè vai a prevedere le peggio cose che ti possono capitare. Molte di queste aziende non hanno previsto la pandemia. La guerra forse sì, forse il fallimento dei Lehman Brothers l'hanno previsto, però non hanno previsto la siccità e la pandemia non l'avevano prevista. E sulla siccità quello che diventa incredibile è cercare di capire che per quello che è l'acqua si sono fatte delle guerre e per quello che è anche la carestia si sono fatte altrettante guerre. Non dimentichiamoci che i paesi del Nord Africa, quella che sono le primavere arabe, è stato scatenato dall'aumento del prezzo del couscous, del grano duro, che ha fatto sì che a un certo punto la gente muore di fame. E non dimentichiamoci anche che quei paesi che sono stati descritti molto bene, tutta l'Africa, per la fame questi emigrano. È inutile pensare di mettere e erigere muri. Quando la gente ha fame non riesce a vivere, questo è il problema. Per cui l'invito è quello che noi stiamo chiedendo anche ai nostri governanti, e di svegliarsi e cominciare a prevedere oggi quello che ci metteremo 10 anni a realizzare, perché oggi per realizzare degli invasi di bacini, quello è il tempo che ci va. Oltretutto il PNRR, ammesso che ci riesca ad entrare ad avere altre risorse, prevede che per il 2026 tutti i lavori siano finiti. Allora, il canale Cavour l'hanno fatto in 3 anni, con Pale Picco, 150 anni fa. Noi con i mezzi che abbiamo ce ne mettiamo 10, fate un po' voi quello che sarà il risultato. Grazie. Grazie Vittorio, un'esposizione veramente completa sulla situazione. Certo che 80 pagine di osservazione al piano è praticamente una bocciatura, a mio avviso. Ma da quello che tu hai detto, sembra che la situazione che si è venuta a creare, cioè tutto il discorso geopolitico, non sia stato preso assolutamente in considerazione. Insomma. Cioè, constatato che i provvedimenti previsti, riduzione degli agrofarmaci, un quarto della popolazione agricola destinata all'agricoltura biologica, quando dobbiamo soddisfare i bisogni alimentari ormai di 8 miliardi di abitanti del mondo, di cui il 60% si trova in aree urbane, e di fronte a una situazione politica di questo tipo, come la guerra in atto, sembra che tutto questo non abbia effetto. Per cui quando si continua praticamente a dire, da un lato dovete produrre di più, però ti mettono delle norme per cui risulta veramente difficile. Certo che invece poi le nostre arretratezze sono denunciate da quello che ho sentito che hai detto, perché l'arretratezza digitale del nostro paese è purtroppo una constatazione. A livello europeo siamo proprio agli ultimi posti. E una delle ragioni, d'accordo, mancano le infrastrutture per la connessione mobile. Ma una delle ragioni è proprio data dalla componente umana, cioè dalla capacità della risorsa umana di avere una sufficiente conoscenza su questi mezzi digitali. E questo
impone anche da parte dell'università di rivedere quelli che sono i percorsi formativi in maniera da formare persone che rispondano a queste esigenze. Non so se l'hai sentito, ma il 16 giugno scorso è stata presentata alla Commissione Agricoltura del Senato il disegno di legge 2544, che contiene disposizioni per il trasferimento tecnologico in agricoltura. E questo disegno di legge mira a introdurre negli istituti tecnici a indirizzo agrario, agroalimentare e forestale l'insegnamento di discipline smart farming e IoT. Questo è sicuramente un fatto positivo che va nella direzione che tu dicevi di aumentare la competenza digitale. Allora, terza relazione, Andrea Villani. Andrea Villani ci conosciamo da tanti anni e per parlare di questo tema, mercato dei cereali, cosa succede? Dinamiche, geografie, aspetti qualitativi. Ve lo assicuro, è la persona più adatta a esporre queste cose. Andrea. Bene, intanto con questa presentazione mi hai già messo in grande difficoltà ed imbarazzo perché non la condivido pienamente, quindi va bene. Comunque grazie per l'invito, l'ho accolto con grande gioia e ovviamente per me è anche un onore, quindi ringrazio il Presidente Gennaro dell'Accademia e l'amico Professor Piccarolo dell'UNASA. Ovviamente anch'io, come il professor Terme che mi ha preceduto, mi sono subito pentito del titolo che un po' per entusiasmo ho proposto per questa mia relazione. Perché andare a parlare di cosa succede sul mercato dei cereali, dei semioleosi o delle farine, in questo momento è sempre stato, diciamo, è una costante il fatto che fare previsione è il modo migliore per essere smentiti. Ma in questo momento è francamente molto difficile, per cui il cosa succede francamente io non lo so. E posso solo limitarmi a fare una serie di considerazioni, su quelle anche abbastanza rapide, visto l'orario, su quelle che sono le situazioni generali del nostro mercato, del mercato mondiale e del mercato italiano. Perché, come vedete, su questa filiera si vengono a concentrare tutta una serie di situazioni. La guerra di cui abbiamo parlato, che coinvolge degli attori importanti nel mercato dei cereali, la guerra che si innesta la pace e i cereali rappresentano uno degli elementi importanti per la pace, proprio per la necessità e per la fornitura di cereali ai mercati, soprattutto dei paesi più disagiati dal punto di vista economico, si somma alle questioni della siccità, quindi dei problemi di cui abbiamo già parlato, si somma l'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime e dell'energia, quindi vedete è un combinato disposto che rende molto difficile dire cosa succede. Sempre ricollegandomi al relatore precedente sull'impossibilità o sulla fallacità delle previsioni, voi sapete che Newton diceva che lui poteva prevedere il movimento dei pianeti ma non la follia umana. E diciamo che all'interno di questo argomento probabilmente di follia umana ce n'è abbastanza, e passando da Newton a Vasco Rossi, voi sapete che la vita è tutto un equilibrio sopra la follia, e quindi è molto difficile andare a fare delle valutazioni. Ora qui ho riportato, perché ovviamente l'argomento del giorno è la guerra che coinvolge la Russia e l'Ucraina, come questi due paesi produttori impattano sulla disponibilità mondiale di materie prime nel settore cerealicolo. Voi vedete che in effetti si tratta di due attori che pesano fortemente sul commercio mondiale. Lo pesano sul grano, sul corno, sul mais, sui cereali foraggeri e in maniera ovviamente preponderante su quello che è il seme di girasole e l'olio di girasole, perché il girasole va in giro per il mondo soprattutto come olio e non come seme, e quindi anche con quella paventata penuria di olio di girasole che c'è stato
all'inizio della crisi. E poi mi è piaciuto riportarvi anche questa sorta di riproduzione di sistema solare. Molte volte le stelle si vedono rappresentate in questa maniera, in cui vengono indicate, detto anche comunque come un ordine di grandezza, le stelle del mercato mondiale dei cereali, e dove vedete che anche in questo caso la Russia e l'Ucraina, oltre che poi ovviamente il Nord America, rappresentano delle stelle di primaria grandezza. Quindi è chiaro che tutto quello che accade in questi contesti non può non avere un riflesso sul mercato. E poi come ci rapportiamo noi nei confronti delle importazioni da questi due paesi. Come vedete, tutto sommato per il grano i nostri volumi di importazione da Russia e Ucraina non sono particolarmente elevati, non lo sono in certo qual modo, anche se in maniera però più rilevante per quello che riguarda il mais, lo sono ovviamente in maniera preponderante per quello che è la farina e l'olio di girasole. I numeri cambiano un pochettino se dalla Russia e l'Ucraina andiamo a coinvolgere anche altri paesi dell'Est Europa che inizialmente avevano dato dei segnali di chiusura legati a questo, diciamo così, a questa crescente difficoltà di mercato, che sono l'Ungheria e la Slovenia, che non è altro che una costola agricola, almeno per i flussi di cereali dell'Ungheria. Voi vedete in questo caso che i numeri cominciano a diventare importanti, quindi il riflesso, l'ombra delle problematiche che riguardano la Russia e l'Ucraina fanno sentire pesantemente il loro effetto anche sul nostro mercato, e non poteva essere francamente molto diverso. L'ultima, diciamo così, gli ultimi dati dell'USDA che sono stati rilasciati con outlook sulla Russia dimostrano comunque che all'interno di questi contendenti c'è senz'altro uno che sta guadagnando, e questa è la Russia, nel senso che ha aumentato fortemente le sue quote di esportazione, e aumentando le quote di esportazione questi prezzi dei cereali mondiali ovviamente aumenta anche i propri introiti, mentre l'Ucraina ovviamente soffre perché rispetto allo scorso anno, dove pesava circa sul 10% dell'export mondiale, le sue potenziali di esportazione almeno a giugno del 2022 si sono sostanzialmente dimezzate, mentre la Russia è aumentata di 4 punti percentuali. Se si guardano anche le previsioni del raccolto dei cereali russo, che ha visto costantemente il rialzo, ha toccato quasi i 90 milioni di tonnellate di produzione di grano, voi capite che questo paese sarà un attore molto importante della prossima campagna cerealicola, e già oggi la Russia è il primo esportatore mondiale di grano. Se questo ci ha associato il gas, ci ha associato il petrolio, potete anche capire, insomma, il mondo delle sanzioni, polvere, sempre le situazioni meno chiare, però potete capire anche quale arma strategica, al di là dei missili, quale arma strategica questo paese, che inizia ovviamente dall'Europa e finisce ai confini dell'Alaska. E, ovviamente parlare del mercato dei cereali in 20 minuti è una cosa puerile, quasi impossibile. Allora io ho cercato di concentrare l'attenzione nei 10 minuti che mi rimangono su tre numeri: 57, 6 millesimi e 173. Ora, perché questi sono i numeri che fotografano un pochettino la situazione dell'Italia nei confronti del mondo e di se stessa per quello che riguarda i cereali. 57 è la percentuale di importazione dell'Italia di prodotti della filiera cerealicola e proteolaginosa. E voi vedete che nel corso degli anni la nostra dipendenza dall'estero è costantemente aumentata. È aumentata al massimo nell'anno immediatamente successivo alla pandemia, per un aumento comunque dei consumi interni, soprattutto di grano duro e di pasta, ma comunque si mantiene stabilmente negli ultimi 5-6 anni molto al di sopra del 50%. Vedete, siamo tributari dall'estero del 62% del grano tenero, del 36% del grano duro,
ormai direi del 50% anche di mais e più o meno del 85% dei semi oleosi. Quindi questo vuol dire in generale che noi siamo un paese completamente, per buona parte ormai, in modo maggioritario dipendente dall'estero per quello che riguarda i nostri fabbisogni di filiera. Quindi ogni perturbazione che c'è sui mercati mondiali, anche se non va ad agire su quel 4% di grano che importiamo dalla Russia e dall'Ucraina, non può non avere delle influenze su quelli che sono i corsi dei prezzi di queste materie prime all'interno del nostro paese. 6 millesimi, che cos'è? Ve lo potete immaginare, 6 millesimi è l'incidenza della produzione nazionale sulla produzione totale di cereali del mondo. Da un punto di vista della produzione, l'Italia è inesistente, nel senso che noi nel mondo vengono prodotti 770 milioni di tonnellate di grani, di cui 740 di grano tenero, noi ne produciamo meno di 3, è chiaro che non siamo gli Stati Uniti, però insomma meno di 3 milioni di tonnellate di grano tenero è una produzione francamente abbastanza ridotta. Nel mondo vengono prodotti 1.180.000 tonnellate di mais, noi ne produciamo meno di 6, e vabbè, che la soia non ne produciamo neanche 1 milione di tonnellate, quindi sulla questione dei proteici in Italia, ma poi in generale tutta la comunità, non ha alcun tipo di rilevanza. Quindi anche questo, fra quello che importiamo e fra la consistenza della produzione interna di cereali, alcune valutazioni circa il quadro generale di confusione che abbiamo condiviso, però ci può portare a fare qualche valutazione. Questa è una banalità, ma l'Italia produce molto poco, ma non potrebbe essere diversamente, perché il principale fattore di produzione dei cereali è la terra, cioè un fattore estensivo. E l'Italia non ha terre per produrre cereali, e in più le terre che ha, cioè le terre non in quota, i cereali si fanno anche in collina, però in collina si fanno produzioni che non sono quelle industriali, diciamo così. La terra presente è stata, per delle scelte, anche di sviluppo, ma comunque per delle scelte anche politiche, destinata ad altri usi, prima di tutto ad usi antropici, cioè viabilità, aree industriali e aree edilizie. E direi che uno dei principali sogni di molti agricoltori o sedicenti agricoltori è quello di vedere un pezzo della loro terra che rientra all'interno del piano regolatore, perché questo potrebbe svoltare. E quindi invece che produrre del grano, seminare dei mattoni e conseguentemente fare un altro tipo di attività. E quindi ovviamente in Italia la coperta è particolarmente corta e non possiamo avere velleità di vocazione produttiva oltre un certo livello perché il terreno non ce lo consente. E sempre per cercare di dare alcune chiavi interpretative di quello che sta succedendo, tenete conto che soprattutto il grano, ma anche l'orzo e in parte il mais, si muovono per via terra, cioè si muovono dai paesi comunitari, soprattutto il grano tenero e anche i paesi comunitari dell'Europa dell'Est verso l'Italia, prevalentemente per treno, mentre per nave arrivano tutti i prodotti della filiera proteica, perché arrivano prevalentemente dal nord e dal sud America. Arriva gran parte del grano duro, perché il grano duro arriva dal Canada, e arrivano anche le quote di mais o di semi oleosi che arrivano, in parte anche di grano, ma in misura minore per quello che riguarda l'Italia e per i numeri che ci siamo detti, arrivano dal Mar Nero. Quindi tutta, diciamo così, l'impatto sulla... diciamo così, mentre il Mar Nero, ad esempio, è un bacino di esportazione attraverso le navi, perché i cereali sono materie prime a bassa densità di massa, quindi si muovono molto bene attraverso le navi, ed è chiaro che il famoso porto di Odessa, di Mariupol, insomma, sono porti da dove i cereali vengono imbarcati a livello di 4-5 milioni di tonnellate tutti i mesi, no? Mentre adesso l'Ucraina, leggevo, non riesce a esportare dai 700.000 all'800.000 tonnellate di cereali, le esporta prevalentemente tramite i treni, con un ulteriore problema che è lo scartamento dei binari, perché
l'Ucraina ha ancora l'eredità della, diciamo, della cortina di ferro e quindi del patto di Varsavia, dei paesi del patto di Varsavia e comunque dell'Unione Sovietica, in cui lo scartamento dei binari di quei paesi diversi dal nostro, quindi per trasportare via treno i grani ormai soprattutto devono essere trasportati dai treni ai treni e quindi ovviamente con un sistema che non ha, che ha un'efficienza molto ridotta. Un discorso particolare che riguarda solo l'Italia invece è il discorso del grano duro, perché quel 0,006%, 6 millesimi che vi dicevo prima, non sono veri per il grano duro, perché l'Italia produce circa il 10%, anzi qualcosa di più, anche il 12-13% del grano duro mondiale. Quando si parla di grano, ovviamente, non bisogna confondere il grano tenero con il grano duro. Il grano tenero è una commodity, dicevamo 740 milioni di tonnellate, il grano duro non è una commodity, viene prodotto circa il 33-36 milioni di tonnellate, noi ne produciamo 4. Quindi effettivamente se c'è un cereale strategico e importante per l'agricoltura italiana, questo è il grano duro. E noi importiamo anche i 2/6 del grano duro che viene prodotto nel mondo. Lo importiamo prevalentemente dal Canada, voi vedete quella cartina che vi ho messo, le zone punteggiate di rosso sono le zone di produzione e vedete il cerchio e le frecce che convolgono, che convergono sul Mediterraneo, perché il grano duro viene consumato da noi, soprattutto per la produzione della pasta e per il couscous e per quello che riguarda il Nord Africa. Quindi è un mercato molto rigido, piccole quantità, consumi bene o male costanti, concentrati in aree particolari del mondo, che risente molto delle variazioni produttive, soprattutto nei grandi paesi produttori, e che in cui piccole variazioni possono avere dei riflessi importanti sul mercato. Ovviamente quello che è successo nella campagna che si sta concludendo, in cui il Canada, per problemi di siccità, l'abbiamo già detto prima, ha prodotto circa il 50% delle sue potenzialità, non poteva non avere dei riflessi sul mercato. Infatti se vedrete, il mercato del grano duro ha delle dinamiche che sono andate avanti indipendentemente prima dalla guerra in Ucraina, perché Russia e Ucraina, comunque quei contesti sono abbastanza influenti sul grano duro, mentre il Canada è fondamentale, e tutto il grano duro arriva in Italia non con i treni ma prevalentemente con le navi, da qui anche poi il problema del costo dei nodi, il costo di trasporto e tutto quello che ne va dietro. Come vedete, cioè, ce n'è anche troppo. 173 è l'altro numerino di cui vi avevo parlato, e questo è l'indice FAO di prezzo. L'indice FAO che fa base 100 nel 2014 e adesso è arrivato per i cereali a 173. E la cosa che vi volevo far vedere è che negli anni pre-pandemia l'indice dei cereali era sotto 100, quindi eravamo sotto il 2014, c'erano gli anni di forte produzione, il clima che faceva tirare il vento giusto per quello che erano le produzioni di cereali, l'energia costava relativamente poco e quindi abbiamo avuto 4-5 anni, perlomeno dal 2015 al 2019, in cui erano i cosiddetti anni delle vacche grasse. Adesso siamo entrati negli anni delle vacche magre, ma come vi ricorderete dal testo biblico, le vacche magre alla fine mangiano le vacche grasse e quindi sono anni abbastanza pericolosi per le filiere dei cereali. L'altra cosa che potete vedere è che comunque c'è una certa, ecco sì, c'è una certezza, è quella della volatilità. Cioè vedete che comunque 3-4, a cicli, 3-4-5 anni di prezzi bassi seguono prezzi alti e viceversa. Quindi adesso siamo entrati nel ciclo dei prezzi alti e probabilmente ci rimarremo per un po'. Come vedete, qua sono le rilevazioni dei prezzi del tenero, del duro e del mais. Come diceva il collega che mi ha preceduto, l'aumento dei prezzi non è iniziato il 24 di febbraio, ma era già in atto da tempo, probabilmente dalla fine della pandemia. E per quello che riguarda il mais, si dice per gli approvvigionamenti e per i forti acquisti cinesi di mais, e per quello che riguarda il grano duro, voi vedete che è completamente slegato,
da quest'inverno, cioè dalla guerra, ma era iniziato all'inizio della campagna che si sta concludendo, e aveva preso l'impennata quando era chiaro in settembre che il Canada non avrebbe prodotto quello che ci si poteva aspettare. Sui prezzi volevo fare una considerazione, cioè il fatto che molto spesso ci troviamo di fronte alla proposta, anche all'esigenza di fare previsioni su quelli che saranno i prezzi. Io sono molto scettico, almeno per quelli che sono i miei strumenti, che sono poi molto limitati, sul fatto di poter dire come saranno i prezzi, e per questo io vi ho portato a riferimento i listini della borsa merci di Bologna di un anno fa e quelli di oggi, cioè del giugno 21 e del giugno 22, dove il grano tenero nel 21 era quotato a 240 euro, mettiamo la tonnellata, ed oggi è quotato a 430, e dove il mais era quotato a 260 euro, 250, 260, e oggi è quotato a 363. Ora, quindi 190 euro in più per i grani teneri, 180 per il grano duro e più 100 euro per il mais. Ora, sfido ogni tipo di previsione a 12 mesi di distanza a averci messo dentro l'imponderabile della guerra o l'imponderabile fino a un certo punto del cambiamento climatico. Comunque io credo che un anno fa nessuna previsione basata sugli algoritmi avrebbe prodotto queste variazioni di prezzo. È per quello che nella mia relazione vi ho fatto alcuni riferimenti fondamentali, perché sono convinto che solo i fondamentali danno la scatola degli attrezzi necessaria per cercare, non dico di capire, ma di farsi una propria opinione su quello che succede e sulla propria opinione fare delle scelte di tipo imprenditoriale. Due foto su quello che è invece l'industria mangimistica e l'industria molitoria in Italia. E come vedete, l'industria mangimistica, la maggior parte della produzione dei mangimi va per l'industria avicola, sono 6 milioni di tonnellate di prodotto, 4 milioni di mangimi per quello che riguarda i maiali, 3 milioni e mezzo per quello che riguarda i bovini, e questo considerando anche la miscela dei prodotti che vanno nelle razioni, vi può far capire che il settore mangimistico, con ogni probabilità e anche per le possibilità che ha di riversare questi aumenti sul prodotto finito, anche se questo è un problema anche per l'industria molitoria, di la verità, però soprattutto per l'impatto del mais e della soia, probabilmente, e per la rigidità comunque del settore, che non è che se uno ha una porcellaia o una stalla di vacca da latte dice la chiudo, fatta finita e ci pensiamo fra 6 mesi, anche che questo sia possibile per qualsiasi tipo di imprenditore, però lì la rigidità è ancora maggiore, e probabilmente il settore zootecnico è quello che da questa situazione potrebbe soffrire di più ed è quello sul quale occorre fare la maggiore attenzione. Questa è l'industria mangimistica. Ecco, sulla soia, sempre collegandoci a quello che dicevamo prima, chiaro che arriva tutta per nave, tutta d'oltreoceano, al di là dei numeri che un pochettino cambiano, la dimensione delle navi vi fa capire da dove arriva la soia italiana, cioè quella che consumiamo nella comunità e conseguentemente anche in Italia, ovviamente tutta questa soia, tutta soia OGM, e va tutta nei mangimi. Quindi abbiamo il 90% dei mangimi è fatto con soia OGM. E anche però, la cosa che mi piaceva per quello che l'ho messa, quanta soia serve per chilogrammi di carne. Ora, per fare un pollo servono 282 grammi di soia per ogni chilogrammo di pollo prodotto. Quindi, chiaro che con la soia 600 euro, insomma, i problemi e con la difficoltà di trasferire questi aumenti delle materie prime sul prodotto finito e su quello che vale la grande distribuzione, è chiaro che qualcosa si fa senz'altro sentire come sofferenza. Questa è la fotografia molto banale, molto semplice del settore dei molitori, la fotografia che ne dà Italmopa, e c'è anche la ripartizione dei consumi delle farine e dei volumi generali di materia prima e di prodotto trasformato che viene coinvolto. Come vedete,
Italia maceniamo una maggiore quantità di frumento duro rispetto a una quantità di frumento tenero. Il frumento tenero lavorato che vedete esposto in questo slide non è ovviamente il totale del frumento che viene gestito dal sistema Italia, perché ha una quota intorno a 1,5 milioni di tonnellate, viene utilizzato a scopi mangimistici. Quindi mentre per il frumento duro la filiera obbligata è la filiera agroalimentare, e questo crea grossi problemi quando il frumento duro ha problematiche di tipo qualitativo. Ci sono stati anni, purtroppo adesso io comincio già a sommare molti anni di molte campagne di grano, ma nel 2008 quando c'è stato il problema del deossimivalenolo sul frumento duro, il fatto di destinare il frumento duro alle produzioni zootecniche rappresenta un assoluto inedito per questo tipo di prodotto, mentre per il frumento tenero c'è un certo grado di vicariabilità fra la filiera alimentare e quella zootecnica. Questo spiega anche il collegamento molto stretto che ha il mercato del tenero con il mercato del mais, perché si sostituiscono un pochettino a vicenda nelle razioni degli animali dal reddito. E il raccolto di quest'anno? Ora, il raccolto di quest'anno è abbastanza avanzato. Dico abbastanza perché i numeri che io posso dare sono quelli del passaparola. Abbiamo raccolto il 50, abbiamo raccolto il 55, siamo già verso il 60. Noi siamo un paese fatto così, che di dati ne ha pochi, e quando arrivano il babbo giovane, arrivano a babbo morto o a stallare, con tutti poi scappati, e quindi diciamo, ci basiamo più su delle sensazioni o sulla rete di conoscenze che abbiamo. Sotto invece vi ho messo quello che costantemente, giorno dopo giorno, sono paesi diversi ovviamente, ma il 24 giugno è il dato sul raccolto del grano americano. Questi tutti i giorni dicono, no, diciamo una volta alla settimana, danno la progressione del loro raccolto, oltre che dare la valutazione della loro qualità, e la dividono anche per le varietà. È vero, noi non siamo un paese a vocazione cerealicola, però anche il fatto che noi litighiamo così tanto con i numeri, forse gli americani ci danno troppo valore e li compendiano forse poco con altre valutazioni, ma il fatto che noi con i numeri andiamo con l'oggettività, diciamo così, andiamo poco d'accordo, è un'altra indicazione che contraddistingue la filiera dei cereali e probabilmente anche il nostro paese. Ovviamente vi ho messo anche l'ultima release del bollettino del MARS, della Comunità Europea. Che cosa ci dice? Vabbè, ci dice quello che sappiamo, cioè che in alcune aree della comunità i problemi della siccità, e qua c'è il nord Italia, le zone da cui siamo adesso, da dove vengo io, e qua la siccità ha impattato e impatterà, perché poi sul grano ha impattato relativamente, impatterà probabilmente più sul mais e sulle prossime produzioni. Le rese, anche qua, quello che sento e quello che vi posso dire, le rese sono previste rispetto allo scorso anno in diminuzione, chi dice il 15, chi dice il 20, chi fa un po' più allarmismo dice anche il 30, poi lo vedremo quando le trebbie hanno finito, però comunque le rese sono in diminuzione rispetto allo scorso anno, i pesi specifici dei grani sono variabili ma diciamo accettabili, tutta la qualità è accettabile, quello che fa specie sono le proteine, che sono generalmente il contenuto proteico più elevato rispetto allo scorso anno. Claudio Bongiovanni, prima parlando di questo modo con cui si hanno le informazioni, mi diceva però che queste proteine non sempre si producono in qualità reologiche e quindi in spendibilità per quella che è la qualità degli impasti, ma anche questo vedremo alla fine che tipo di considerazione si potrà fare. Non vedo particolari difficoltà per quello che è stato lo spauracchio degli ultimi anni, soprattutto per il grano duro, ma anche per il grano tenero, per il deossimivalenolo, cioè per la micotossina, e anche perché è stato molto secco. E quindi, almeno io per adesso, il problema di contaminazione del deossimivalenolo anche solo al 50-40% del limite non li vedo, e quindi questo è, anche se uno dei detti che mi hanno insegnato fin da quando la ragazza ha cominciato a lavorare è che la qualità del grano si vede sotto la trebbia. Quindi tutto quello che si dice in anticipo può essere
smentito. In realtà l'altra cosa che mi dicevano sempre è che col grano non si fanno le autostrade. E questo mi porta a pensare che alla fine il grano ucraino, il grano russo, il mais, da qualche parte andrà e non lo metteremo sotto terra. E quindi il mercato verrà alimentato, con prezzi più alti, ma il mercato verrà alimentato. E infine, proprio siamo all'ultima valutazione di questo mio ragionamento, un po' confusionario, è che io ho visto, passando dal 23 di febbraio al 24 di febbraio, se vogliamo prendere quello che è come spartiacque, una diversa sensibilità nei confronti degli occhi che guardano la figura. Fino a, diciamo, a qualche mese fa il problema, e questi sono argomenti che devono andare insieme, questo è ovvio, però parlo solo di così, di un aspetto a sensazione che ho io per il lavoro che faccio. Il problema della sicurezza alimentare è il problema premiante, cioè la roba deve essere sana e sicura. E questo ci ha portato nel tempo a avere anche un approccio, in parte è il mio lavoro, quindi ci viene fuori il mio stipendio, però un approccio paranoico a queste cose. Io ho passato la fine dell'anno scorso a gestire problematiche di inquinamento, possibile inquinamento, di senape nelle farine e nel risalto. Era un problema di allergeni e quindi di possibili effetti allergici. Io credo che questo ha imposto dei costi e delle difficoltà all'industria di trasformazione non piccoli, a fronte di un rischio che tutto sommato, insomma, ci possono essere grossi problemi o tanta gente che può star male per la presenza di senape all'interno della farina o della pasta, insomma, con tutto il rispetto ovviamente, con tutte le cautele, ho qualche dubbio, ma questo ha portato l'industria all'assurdo, ma questo lo trovate dietro molti pacchi di farina che sono ormai con un'esplosione enorme di varietà negli scaffali, questo l'ho fotografata io in un supermercato, questa farina può contenere tracce di soia, di latte, di sesamo, di senape e di lupino. Ecco, questo è, secondo me, il paradigma della paranoia, cioè quello di dover dichiarare, scrivere tutto e sacrificare parte del valore all'altare della sicurezza alimentare. Ovviamente, così come con un'uscita poco felice, Sasha mi parla nel 78, parlò di professionisti dell'antimafia, molti di noi sono professionisti della sicurezza alimentare. Quindi c'è della gente che ne ha fatto una professione, una fonte di reddito e un'estremizzazione. Dopo il 24 febbraio invece, accanto, c'era anche prima, ma secondo me adesso quest'altro viene un pochettino messo da parte, il fatto che la roba ci sia e ad un prezzo gestibile. E quindi il fatto della disponibilità delle materie prime ha ritornato ad essere uno dei temi fondamentali. Non lo è tanto per noi, noi le pagheremo solo di più, le aziende andranno in difficoltà, le famiglie spenderanno più soldi, ma noi la roba l'avremo. E può essere più un problema per quei paesi come i nordafricani, che si diceva prima, che importano 70, 80, 90% dei propri, diciamo così, dei propri fabbisogni di cereali dal mercato. E questi non è detto che abbiano i soldi per comprarlo, hanno detto che abbiano la possibilità per comprare. E questo fa sì che i cereali siano un'arma geopolitica non irrilevante. E ultima considerazione che mi sono segnato, sulle previsioni dei prezzi però questi paesi sono utili, perché l'Algeria, l'Egitto, la Tunisia fanno con regolarità delle aste, cioè delle aste per comprare soprattutto il grano tenero e il grano duro. E i prezzi, le quantità e i prezzi di queste aste e le condizioni di vendita sono note, perché sono organismi governativi che vanno sul mercato a comprare. E allora guardando i prezzi delle aste, siccome chi le vende non è un fesso, quindi sa benissimo come va il mercato, e credo che il mercato sia frequentato da pochi fessi a dire la verità, perché non durmo. E ieri l'altro l'Arabia Saudita ha fatto un'asta per 495.000 tonnellate di grano tenero. 495.000 tonnellate sono un sesto della nostra produzione, tanto per dare un'idea.
ed è stata aggiudicata con consegna a fine anno, imbarchi dicembre-gennaio, ed è stata aggiudicata costo nolo a 415 euro la tonnellata. Da dove viene il grano, di perciò il nolo, i costi noli possono variare a seconda di da dove viene sto grano, però diciamo che il prezzo, anche qua a spanne, potrebbe essere per consegna a fine anno 340-350 euro la tonnellata. La stessa cosa c'è un'asta per 740.000 tonnellate di grano, sta gente come compra, 495.000 tonnellate, mezzo milione di tonnellate di grano. L'Algeria il 21-6 ha fatto un'asta per 740.000 tonnellate, 445 dollari per il barco agosto. Ecco, questi sono dei prezzi ai quali si può guardare e che ci possono dire quale può essere la progressione o la direzione del mercato. Ieri Milano ha quotato il grano duro, il grano tenero panificabile, 365-375 euro la tonnellata. L'ultima quotazione anticampagna era di 407-412, quindi in 20 giorni c'è stato un calo, in 15 giorni c'è stato un calo di 40 euro la tonnellata del prezzo del grano tenero. Quindi in prospettiva, fine sono andato a parlare di prezzi anche se non volevo, ma in prospettiva si può pensare che i prezzi del grano tenero siano in diminuzione, ma questo è anche abbastanza inevitabile, visto che ci sono i raccolti in Italia e in tutta Europa, e visto anche che in qualche modo gli agricoltori credo che quest'anno vorranno vendere in fretta, e quindi il prezzo dei listini di questo in un certo senso tengono anche conto. Foggia ha quotato il 22, ieri là, una settimana fa, ha quotato il grano duro a 575-580 euro la tonnellata, quindi 10 euro in più rispetto al primo di giugno quando c'è stata la chiusura, e il grano duro è stato quotato a Bologna a 540-545, quindi questi sono i prezzi ci sono attualmente sul mercato, con il duro che rimane alto e il tenero che anche sui mercati a termine, almeno fino a ieri, oggi mi sembra che la situazione sia un po' diversa, ha visto un calo abbastanza veloce delle quotazioni. Cosa succede la prossima? Non lo so. E, infine, a me piace sempre riportarci un po' con l'idea da dove veniamo. Quella che vi ho inserita è una foto a me molto cara, perché è una foto di Bologna del 1942. I miei genitori sono nati nel 1942 e quindi questa signora che voi vedete al centro dell'immagine potrebbe essere mia nonna, quindi io l'ho conosciuta molto bene, almeno l'ho conosciuta per 30 anni della mia vita. Quindi gente che non c'è molto lontano, gente che abbiamo conosciuto, e questa è Piazza Puntoni, tra l'altro è 150 metri dalla vecchia sede di via Filippo Re della Facoltà di Agraria, e quelle panchine che voi vedete lì sotto sono panchine in cui io mi incontravo con mia moglie la sera, quindi una zona di Bologna che per me ha un certo significato, ma il grano nel 1942 veniva coltivato in Piazza Puntoni, cioè c'erano i famosi porti di guerra. Quindi questo credo che ci possa anche permettere di mettere un po' in modo relativo quello che ci sta accadendo oggi, perché certamente i miei nonni hanno visto il grano coltivato in pieno centro di Bologna, ci sono fotografie anche di Piazza Maggiore con il grano e con le trebbie, e quindi diciamo che nella vita di tutti noi, sia personale o anche di collettività, possono venire dei momenti di oscurità, di buio, no? Difficoltà, per il tempo che passa, per degli inciampi che la vita ci porta, quindi il fatto che nel mezzo del cammino della nostra vita ci possiamo trovare in un momento di ombra mi sembra abbastanza normale, e questo probabilmente è un momento di ombra. Però questo è il primo verso della Divina Commedia, e la Divina Commedia, l'ultimo canto del Paradiso, però finisce dicendo che si esce a rivedere le stelle. E quindi il grano, le stelle, le vede, perché viene coltivato su una stazione spaziale europea a 340
chilometri di distanza dalla Terra, e quindi direi che il messaggio poi alla fine è di speranza per tutti. Grazie. Grazie Andrea, certo che sentirvi che per il frumento l'Italia non esiste su scala mondiale fa un po' impressione. E poi anche questo dato, che ormai siamo stati sul 57-58%, siamo molto vicini al 60% delle importazioni dei prodotti agroalimentari. Se però andiamo a vedere la bilancia commerciale, vediamo che il bilancio per l'Italia è un bilancio positivo. Questo che cosa significa? Significa che l'Italia, per essere un paese produttore, è un paese trasformatore. E significa anche che questa agricoltura che abbiamo bisogna cercare di mantenerla per non scendere a livelli ancora sotto. Bene, arriviamo all'ultima relazione, ci affidiamo a, come spesso fa l'Accademia, si affida a Amedeo Reineri quando deve trattare un tema importante. Amedeo ci dà un titolo che ci ispira anche fiducia, insomma, e spero che le sue parole lo confermino. Quale agricoltura per le sfide di oggi? Amen. Grazie Pietro, ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli accademici che sono qui presenti. Ho un tema che, come il relatore di me l'ha preceduto, quando l'ho riletto una settimana fa per organizzare bene la presentazione, ho detto: ma che diavolo di titolo ho dato? Assolutamente, una martellata sul dito. Fatto sta ed è che però questo compito lo devo naturalmente portare fino in fondo. Quindi, quale agricoltura per le sfide di oggi, però va un po' incontro a quello che è il tema più generale che ci siamo dati. Allora, partiamo da una considerazione che noi abbiamo vissuto nel dopoguerra, sostanzialmente tre fasi. La fase della guerra fredda, che va dal 1946 fino alla caduta del muro di Berlino, che è un punto definito. La fase o l'epoca della globalizzazione, che è stata la fase felice in cui i mercati si sono aperti e abbiamo avuto una grande crescita economica a livello mondiale che ha interessato soprattutto alcune parti del mondo, specialmente l'Asia, e nel 2020 la storia si è rimessa a correre. Noi pensavamo che fosse sostanzialmente ferma, invece si è rimessa a correre. E la possiamo definire come la fase della, o l'epoca delle crisi complesse. Già il Presidente Gennaro ha proprio usato il termine complesso. Quali sono queste le crisi complesse che stiamo vivendo? Innanzitutto il Covid, diciamo pure le pandemie, ne abbiamo riconosciuta una dopo periodi lunghi, l'ultima significativa è stata la spagnola, lo sappiamo, del 2018-19 del secolo passato. Poi abbiamo la crisi delle materie prime, che è stata una sorpresa, si è manifestata nel corso dell'anno passato durante la fine della primavera. La crisi geopolitica, purtroppo conosciamo benissimo, è di quello di cui si è parlato molto fino adesso, e poi la crisi climatica, che è una crisi che era già iniziata qualche anno fa, ma che incomincia a manifestarsi in modo più severo. Infine, ricordando quello che ci ha detto prima Vittorio Viola, abbiamo ancora un'altra situazione critica, che naturalmente questa qui è endogena e non esogena del mondo agricolo, ed è la politica agricola comunitaria, cioè la PAC, che si inserisce in questo contesto. L'insieme di queste quattro crisi e della sfida della PAC ci dà un sistema di sfide globali che il sistema agricolo in questi anni deve affrontare. Quindi, avendo individuato questo percorso, diciamo che l'indice che seguirò è l'indice abbastanza banale, quindi partiamo dalle pandemie, dalle materie prime, dalla geopolitica, la crisi climatica, la sfida della PAC e poi le strategie possibili.
Vi dico subito che non parlo di crisi climatica, sapevo già che c'era qualcuno che ne avrebbe parlato in quella visione attuale ed è un discorso estremamente complesso, quindi in questo senso qui mi permettete di trascurarla, sebbene sia fondamentale, forse la più importante. Incominciamo a parlare del primo aspetto. Sarò molto veloce a questo proposito, però è indicativo e si collega a quella che era la presentazione di Andrea Villani. Alcuni momenti che abbiamo avuto di forte volatilità dei prezzi dei sistemi, delle commodity agricole, l'abbiamo avuto con la crisi petrolifera, poi con la crisi finanziaria, Lehman Brothers, per capirci, poi la crisi cosiddetta degli stock che si è manifestata nel 2011-2012 e poi abbiamo la pandemia prima fase e pandemia seconda fase. Che cosa succede? Succede che, guardate le due colonne che ho scritto sopra, effetti sul prezzo delle commodity, quando c'è una crisi l'agricoltura è un prodotto strategico, il prezzo cresce. C'è una tensione internazionale e automaticamente il prezzo aumenta. Quindi rialzo nei mercati internazionali, rialzo nel mercato nazionale. Ma a un certo punto, quando arriviamo alla crisi della pandemia, prima periodo, succede il contrario. Si intravede un problema di crisi economica, si pensa di vendere meno prodotti alimentari, il prezzo delle commodity a livello internazionale scende, ma a livello nazionale ha un sussulto e cresce. E questo doveva segnalarci qualche cosa, che quel famoso 57% che ci ha detto prima Andrea Villani. Noi siamo un paese dipendente dalle importazioni. Se abbiamo un problema di logistica, le navi non caricano, le navi non scaricano, i camion non arrivano, i treni non viaggiano, noi entriamo in crisi. E l'inizio della pandemia è stata una chiusura totale, se non vi ricordate. Parti gli agricoltori nei campi, praticamente tutti dovevano fermarsi. E quindi le navi non arrivavano più, i treni non arrivavano più forse. È durato poco, perché per fortuna poi il sistema logistico si è rimesso a funzionare. E allora nella seconda fase, ribasso a livello internazionale, ribasso anche a livello nazionale. Era un campanello d'allarme. Attenzione alla sicurezza alimentare, intesa come food security, che abbiamo citato prima. Crisi delle materie prime. Allora, la crisi delle materie prime è una crisi che si è manifestata invece, quando ormai la pandemia era chiaro che era tutto sommato sotto controllo. E cosa vuol dire? Vuol dire che non era una crisi finanziaria, era una crisi legata al modo di vita dei cittadini di gran parte del mondo, il mondo che conta, quello che ha i soldi. E di conseguenza, tolto questo problema, l'economia ha ripreso a galoppare velocissimo l'anno passato. Vi ricordate anche la nostra crescita economica del PIL, più del 7%, ma chi se lo immaginava? Ma noi siamo stati bravini in Italia, perché siamo stati cattivi nel 2020, detto tra parentesi, ma tutto il mondo è cresciuto e allora forte domanda di materie prime ed ecco che incominciamo a avere quell'impennata che vedete finale, no? Quindi la guerra fredda che aveva dei problemi, il periodo della globalizzazione centrale, questo qui è l'indice FAO, che già è stato citato precedentemente, quindi l'indicatore di come vanno grosso modo il paniere dei prezzi dei prodotti agricoli. La linea che dobbiamo vedere è quella gialla, che è quella che toglie sostanzialmente la variabilità dell'inflazione, quindi dei valori di base delle monete. E arriviamo a quest'ultima fase delle crisi complesse, l'ultimo settore a destra, dove vedete questa impennata estremamente pronunciata. Quindi ci troviamo di fronte a un problema perché, è stato detto con chiarezza anche precedentemente, non c'è nulla di peggio per programmare un'attività economica e anche per l'agricoltura di avere dei prezzi estremamente volatili. Dal nostro punto di vista, dobbiamo fare attenzione alla qualità delle filiere, è veramente negativa per dei prezzi che crescono troppo, perché abbiamo un doppio processo. Se il prezzo scende troppo, non ho sostanzialmente attenzione a creare qualità, ma se il prezzo cresce troppo nessuno è in grado di riconoscervi la qualità, perché il prezzo è già talmente alto che un ulteriore aumento del prezzo non è sopportabile.
Crisi delle materie prime che naturalmente diventa un grosso problema a livello internazionale. Questa qui è importazione netta alimentare in calorie. E dove vedete l'Africa, che abbiamo già segnalato, è stato già appena chiaramente segnalato prima, è un continente sostanzialmente rosso, cioè deve importare e dovrà importare sempre di più perché ha una crescita della popolazione estremamente consistente. Attenzione, noi siamo anche noi sul rosso, non è il colore più rosso, ma è importante anche questo. 16 nazioni al mondo sostanzialmente assicurano l'85-90% degli approvvigionamenti di commodities, quindi abbiamo poche nazioni che ridistribuiscono quello che manca. Capite quindi che se due paesi blu, in questa immagine, che sono Russia e Ucraina, vengono meno, come sono detto prima, l'influenza è molto grossa. D'altra parte i commerci mondiali continuano a crescere. Allora, la fase della globalizzazione, ancorché danneggiata gravemente da questa crisi geopolitica e delle cose, non torniamo indietro dalla globalizzazione, perché se tornassimo indietro dalla globalizzazione, come qualche analista, magari molto superficiale, non certo di valore, cioè, ci ricorda, vuol dire che non muoviamo più le merci, ma muoviamo le persone. Allora, altro che l'immigrazione che abbiamo visto fino adesso, dobbiamo immaginare un'immigrazione estremamente, estremamente più forte. Crisi geopolitica. Allora, la crisi geopolitica ha fatto venire l'agricoltura e i cereali in generale nelle prime pagine. Qui non avete che da prendere qualche rapidissimo spunto dei tanti titoli che sulle testate giornalistiche, specialistiche, ma anche generalisti, dei giornali quotidiani italiani, ha evidenziato in tutte le sue salse, a partire dalle prime settimane di guerra e soprattutto è diventato sempre più dominante, man mano siamo avvicinati ai giorni nostri, tanto da arrivare ancora ai giorni passati, no? Quella conferenza a Kiev con i principali esponenti dei paesi della comunità europea, fino ad arrivare ancora a parlare proprio espressamente della necessità di creare dei corridoi per far uscire il frumento dai porti e dai silos che sono presenti a Odessa e nelle zone limitrofe. La guerra che cosa significa? Beh, da una parte molte persone immaginavano all'inizio questo, abbiamo due fotografie prese dall'alto, una fotografia della Somme nel 1916 e l'altra invece di un campo nel Donbass. E sono i segni dei proiettili. Questi danni sono tutto sommato non drammatici, sempre che poi non ci andate su un trattore, su una bomba che se ne esplosa. E allora questo cosa significa? Significa molto. Sempre che non si vada a vedere fra una decina d'anni i metalli pesanti che si trovano su quei campi lì, naturalmente. Ma l'effetto più significativo è quello che vedete nella cartina di destra, vale a dire il fatto che si tende ad arrivare a chiudere l'accesso al Mar Nero e quindi vuol dire che le navi cerealiere non entrano e non escono più. Ora una nave equivale a 4.000 camion, ma ci sono delle navi che equivalgono a 10.000 camion. Quindi è con un effetto ambientale ed economico imparagonabile. Quindi significa effettivamente avere un problema di ricomposizione di quelle che sono le reti logistiche che fino adesso si sono affermate. Le percentuali dell'importanza le abbiamo già sentite, quindi passiamo sicuramente sopra che cosa vuol dire Ucraina e Russia nel mondo e verso l'Italia, però aggiungiamo qualche informazione interessante. L'effetto più forte che abbiamo avuto nelle prime settimane della guerra non è stato tanto pensare l'Ucraina non può più esportare a causa delle mine e la Russia è fuori dai tradizionali circuiti logistici, ma il fatto che di fronte a un prezzo delle derrate agricole che cresce in modo impressionante, considerate sempre che i prodotti agricoli sono anticiclici, quindi non sono quelli che crescono e si abbassano come altri prodotti anche di diffusione, ha fatto sì che molti paesi,
modificassero i regolamenti interni per salvaguardare la produzione interna e non vedere svuotare da una settimana all'altra i propri granai. Ci dice l'Economist che 26 paesi hanno adottato severe restrizioni all'export. Molte sono state progressivamente rimosse, però è un segnale che se si verificasse ancora un fatto del genere di portata maggiore, potremmo avere una sorta di effetto domino, per cui da pochi paesi effettivamente coinvolti potrebbero essere molti paesi che vengono coinvolti in realtà in questa ridefinizione dei sistemi logistici e delle esportazioni. Due esempi: l'Ungheria, che ha detto io non esporto più, paese dell'Unione Europea, quindi a questo punto dopo pochi giorni questa minaccia è caduta. L'altra è l'India. L'India, che è un grande esportatore, apro una parentesi, è la dimostrazione di come l'innovazione funziona. L'India, dal paese che soffriva la fame più di tutti gli altri, è diventato un esportatore di prodotti agricoli. Riflettiamo, chiusa parentesi. L'India aveva detto io non esporto più, poi a livello internazionale ha detto per cortesia, India, rimettiti a esportare, se no i paesi limitrofi, specialmente del Medio Oriente, andrebbero in crisi, penso del Pakistan, che ha comunque sui 400 milioni di abitanti. Quindi vedete cosa è importante. In ogni caso abbiamo avuto un 15% in meno di cereali, colture oleoproteaginose nel commercio mondiale e naturalmente dobbiamo immaginare che cosa? Che nella produzione del 2022, cioè quella che verrà esitata poi sul mercato a partire dai prossimi mesi, di questa produzione 20% almeno l'Ucraina non la produrrà più, perché occupata, perché danneggiata, perché durante la guerra i mezzi agricoli sono predati. Si va nell'azienda agricola, si prendono i trattori, si prendono gli mitrailleri e arrivederci, un bottino di guerra. Detto questo, cosa vuol dire per noi italiani sostituire l'Ucraina e la Russia? Allora, i valori li abbiamo già sentiti molto chiaramente detti Andrea Villani. Io vedo di ragionare come un agronomo e dire se da Russia e Ucraina arrivano in Italia ogni anno 0,9 milioni di tonnellate di mais, questo significa che dobbiamo mettere per sostituire questa quantità in coltura 90.000 ettari. È un'equivalenza molto banale perché la produzione a ettaro grosso modo sono 10 tonnellate. Per il grano tenero importiamo, vedete, 0,2 milioni di tonnellate, non è molto, già accennato prima, sono 40.000 ettari che dovremmo mettere in più in coltivazione. Per la soia e girasole, sostanzialmente 0,5 milioni di tonnellate che equivalgono a 160.000 ettari. Complessivamente abbiamo la guerra, significa che ci sono 300.000 ettari che ci sono stati virtualmente tolti. Li mettiamo noi, 300.000 ettari, dove li troviamo? Allora, quali sono le alternative che possiamo avere? Beh, il più banale è ricorrere ad altre reali, ed è quello che sta succedendo. Spostiamo le importazioni, diciamo, il portafoglio delle importazioni in un modo tale che ci arrivino non più dall'Ucraina, almeno in questi mesi, o dalla Russia, ma arrivino da altre fonti. Facile. Apparentemente facile, ma tutto sommato facile, basta pagare. Incrementare la superficie di quei circa 300.000 ettari, che è la somma di quello che ci viene a mancare. Quindi non è facile, non è difficile, è impossibile, semplicemente. No, anche perché quei 300.000 ettari li abbiamo ragionati sulle produzioni attuali delle aree agricole produttive dove ci sono, ha detto, mais, grano, e girasole e soia. In realtà noi dovremmo andarli a cercare in collina e allora le produzioni si dimezzano. E quindi 300.000 sono 600.000 ettari. Lo dico così, a spanne, ma ci siamo capiti, stiamo parlando di questo processo qua. Alternativa ancora, l'ultima possibile, aumento le rese. Del mais dovrei aumentare le rese del 15%, del grano 10%, della soia del 35%. Le girasole non basterebbero aumentare le rese, proprio ci manca. Allora, togliamo il 35% della soia, proprio non riusciremo a farle neanche piangendo.
del grano al 10%. Dobbiamo sperare naturalmente che l'andamento meteorologico, il cambiamento climatico non sia troppo avverso, qualche cosa si può sperare di farlo. Del mais possiamo dire la soluzione ce l'abbiamo già, ma l'Europa ha detto no, e abbiamo detto ai consumatori: per carità, se lo facciamo è un disastro per le filiere, un disastro per la salute dell'umanità. Sono passati 20 anni, anzi 26 anni, e adesso ci diciamo che errore abbiamo fatto, che grosso errore. Pensate quanti miliardi di euro abbiamo buttato via e quanto abbiamo fatto girare al mondo navi per portare il mais in giro quando potevamo producerlo noi, risparmiando. All'inizio abbiamo fatto bene, attenzione, ma poi, passati 5-6 anni, avremmo dovuto cambiare politica. Ma ormai non torniamo indietro. E quindi questo è semplicemente una considerazione che possiamo lasciare tra di noi. Andiamo avanti per spiegare ancora una cosa, che sostanzialmente il nostro futuro per quello che riguarda i cereali e le colture da olio non è un futuro roseo, perché lo vedete a queste due spezzate. Quella verde ci dice la superficie e quella rossa ci dice le produzioni. Sostanzialmente, vedete, le produzioni, cominciamo da queste, sono cresciute fino all'anno 2000, poi in Italia sono incominciate a scendere. C'è una produzione globale, quindi noi produciamo meno adesso di 10 anni fa. Perché questo? Perché fino al 2000, grosso modo, il miglioramento genetico ha sopperito al decremento progressivo della superficie, dopodiché non siamo più stati in grado di starci dietro. E di conseguenza, scendendo la superficie, la produzione ha continuato a scendere. Quindi da 24,8 milioni di tonnellate siamo ora a 18 milioni di tonnellate. La superficie passa da 6 milioni di ettari a circa 3,2 milioni di ettari, cioè detto maldetto si è dimezzata. Quindi noi diamo un'idea di questo, perché forse lo capiamo meglio. Ogni anno perdiamo, negli ultimi 20 anni, 75.000 ettari di seminativo. Dove li perdiamo? La maggior parte della gente alza la mano e dice: perché facciamo le rotonde, perché facciamo le tangenziali e facciamo villette a schiera? È vero, parte, ma noi li perdiamo essenzialmente perché c'è il problema della marginalità. Quindi li perdiamo soprattutto perché perdiamo agricoltura. E questi qui sono ettari che poi diventano prima o poi prevalentemente superficie forestale, no, una parola troppo grossa, diventano superficie coperta da legnose, che poi successivamente diventeranno anche foreste, ma col tempo. Questa situazione, guardate bene, non è esclusiva dei cereali, questo qui è una rappresentazione molto bella che ha Issa curato e che ci fa vedere come è la dipendenza deficit alla sinistra della linea rossa, surplus a destra della linea rossa, su tutti quelli che sono i principali voci produttive agroalimentari italiane. E vedete, frumento, semi di soia, girasole, orzo e mais sono ben accompagnate da tutta un'enorme serie di prodotti agricoli di base, tra cui carne suina, olio di oliva, addirittura ne importiamo circa la metà del consumo nazionale, poi ne esportiamo, per carità, e via dicendo. Che cos'è che esce da questo deficit? Esce naturalmente il vino, esce tendenzialmente la frutta, la carne avicola e le uova, e questo ci dice che abbiamo delle capacità, e il latte, che tra l'altro sta diventando quasi autosufficiente. Ci sono quindi dei fenomeni di dinamismo all'interno. Tuttavia, le importazioni in termini di volume crescono del 3% all'anno circa. Qui prendiamo un titolo uscito 26 giugno, quindi 3 giorni fa, sulla stampa. Granai Italia, scorte ai minimi e prezzi alle stelle. Questo qui è il risultato sostanzialmente di una debolezza del sistema produttivo. Debolezza che poi si traduce in qualche cosa che a noi sfugge un pochettino. Siccome ci manca la materia prima, che cosa vuol dire quando noi mangiamo un piatto di pasta, un panino o un panettone? Significa sostanzialmente, considerando queste miscele puramente indicative, ma non tanto lontano dalla verità, che abbiamo, quando mangiamo la pasta,
una distanza media tra il nostro piatto e dove sta prodotta la coltura di 3.300 km, perché molto arriva da oltre l'Atlantico, vedete. Per il panino siamo a 1.200 km per il pane, e per la distanza media per il panettone, prodotto tipicamente italiano, come sappiamo, 2.300 km, da qui il fatto che parlare di chilometro zero talvolta sembra un pochettino fuori luogo, specialmente quando ci riferiamo a prodotti di questa natura importati al 57% mediamente considerato. Veniamo al quinto punto, dicendo che il quarto l'ho volutamente voluto saltare, che è la sfida della pace. Allora, abbiamo lavorato molto, per quanto ci era possibile, dal momento che, e questo è molto grave, nei tavoli di partenariato la componente scientifica non è stata invitata mai, a parte il CREA, a sua volta poco rappresentato, nei tavoli non è mai stato invitato quando si parla dei nuovi PAC. Siamo stati invitati dopo, quando la guerra è scoppiata. Oddio, oddio, cosa succede? Sentiamo i tecnici che cosa hanno da dirci. Allora, Camera e Senato hanno chiesto audizioni, ne abbiamo fatto diverse. E quindi un comitato tecnico scientifico è stato messo su e abbiamo formulato delle proposte. Molte di quelle sono quelle che Vittorio ci ha prima presentato e che sono state messe in atto. Sospensione del greening, deroga alla SAU limite per le colture, l'applicazione più flessibile delle misure agroclimatico-ambientali, incentivi per il secondo raccolto, poi l'andamento meteorologico è stata una novità successiva, interventi per vincoli sull'impiego dei concimi organici e sul costo del concime azotato, e interventi ancora per incentivi di filiera e sull'aiuto accoppiato, specialmente per il mais, che ci sembrava la coltura più delicata a livello di filiere italiane. Con una ipotesi che se facessimo quello potremmo contare su 50-80 mila ettari in più di mais, essenzialmente dal secondo raccolto, teniamoci bene, non è che saltano fuori da qualche parte, ma dopo i cereali vernini sarebbe stato possibile, naturalmente incentivando e evitando mutamenti climatici di questo tipo, e ancora 30-40 mila ettari di soia. Questi semaforini che vedete a destra dicono che cosa è successo e che cosa non è successo. Semaforo verde, ok, è stato recepito. Semaforo giallo con dei ni è entrato sostanzialmente in uso. Semaforo rosso per quelle che erano le altre richieste che sono state avanzate. Questo riguardava l'anno in corso, cioè questa annata agraria che stiamo vivendo. Ma vediamo che cosa vuol dire per la futura PAC, quella che entrerà nel 2023 e durerà fino al 2027, ma certamente andrà almeno fino al 2029, ma quello lo vedremo poi. Allora, ci sono quattro studi interessanti, fondamentali, per dire l'impatto del Green Deal. Questi quattro studi hanno caratteristiche e origini diversissime. L'USDA, che è il Dipartimento, cioè il Ministero dell'Agricoltura americano, immediatamente, americani, quindi homus economicus, immediatamente si mettono a fare i calcoli economici e dicono, ah, loro hanno fatto questo, che cosa vuol dire? E fanno i calcoli. Poi c'è un secondo studio, commissionato dalla Commissione Europea, JRC, no? Joint Research Center, che va a studiare secondo un modello che è il più importante modello econometrico e agricolo e agronomico che c'è in Europa, di vedere che cosa succede applicando il Green Deal. Terzo è lo studio di Wageningen, autonomo, fatto per casi di studio. Prendiamo tante aziende agricole europee ben dislocate, rappresentative, e vediamo cosa succede se noi dall'oggi al domani applichiamo il Green Deal. Quindi molto importante approccio. L'ultimo è la Commissione Europea, che fa un rapporto interno e lo fa girare al suo interno sostanzialmente, quindi è una semplificazione, ma lo vediamo dopo. Attenzione, i dati che adesso vi faccio vedere in questa tabella sono dati ovviamente derivati da modelli. Modelli che ci dicono azienda agricola media europea da quest'oggi, dalla prossima campagna,
di colpo deve adottare i vincoli che ci sono, vale a dire ridurre le concimazioni, ridurre del 50% gli agrofarmaci, e immaginiamo che il 25% della superficie della nazione sia agricoltura biologica, mettiamo tutto quanto assieme, brutalmente, così. Allora, la produzione dei cereali nel rapporto ABC varia dal meno 12, meno 15, o tra il meno 8 e il meno 14%. Poi vedete, produzione di carne e latte, meno 10, meno 14, e tutte le caselle arancioni, voglio dire, lì si perde. Che qual è l'unica casella che è verde? Le emissioni totali di gas serra. Riduciamo la concimazione azotata, una delle principali voci, naturalmente, di impatto sul bilancio carbonico, e quindi automaticamente diventa di colore verde. Ma il rapporto mette un asterisco. Semplicemente siamo noi europei che riduciamo l'impatto, l'emissione carbonica, ma c'è qualcuno che ci produce quella parte che ci manca. Quindi a livello globale, quando parliamo di CO2, non parliamo di livello locale, parliamo di livello globale, non succede niente. Quindi stiamo facendo un'operazione rischiosa, o perlomeno fortemente impattante. Ancora la settimana scorsa la Commissione Agricoltura di Bruxelles, del Parlamento di Bruxelles, ha ricordato quel meno 17% globale della produzione agricola dell'Unione Europea. Ora, abbiamo tempo fino, abbiamo 10 anni di tempo per arrivare a introdurre il Green Deal, però è un'altra sfida, una sfida tecnologica, una sfida di impostazione. È una sfida, da un punto di vista scientifico-tecnico, è una sfida bellissima, diciamo le cose come stanno. Però abbiamo delle responsabilità, e questo chiaramente è un problema che dobbiamo ragionare bene. Quindi a medio termine, alla luce di tutte queste crisi che vi ho sommato e che danno origine a una sfida globale molto complessa, che cosa possiamo immaginare? La nuova PAC deve introdurre flessibilità. Noi abbiamo detto flessibilità, allora smart, resiliente, che cosa vuol dire? Vuol dire flessibile, vuol dire intelligente, ma la flessibilità, l'intelligenza non va in un'unica direzione, cioè quella dell'ambiente, della preservazione di questo secondo una certa immagine collettiva. Deve essere una flessibilità che si applica anche in caso di guerra, perché sarebbe sciocco non far così. Allora, la flessibilità non c'è in questo momento, perché non siamo in grado di cambiare marcia. Ma non è cambiare marcia da adesso all'infinito, cambiare marcia finché c'è una fase di emergenza. Poi torniamo. Allora, è quello che bisognerebbe introdurre, una politica comunitaria in grado di avere degli strumenti di adattamento alle condizioni. Secondo, è un punto molto specifico, quindi sarò veloce, l'ecoschema 4 è una sciocchezza, è stato scritto malissimo, non è equilibrato, e agronomicamente uno studente che scrive un ecoschema così, con quelle parole, con quei riferimenti, avrebbe una matita blu e dice scusi, torni la prossima volta, perché vuol dire che l'agronomia non l'ha capita. Quindi evidentemente quell'ecoschema 4 è il frutto di chissà quanti mediazioni, quindi lo capiamo molto bene. Perché ci interessa? Perché interessa l'ecoschema 4, chi non ha in mente, proprio i seminativi. E poi torniamo a una parentesi che io apro, ma perché a livello nazionale europeo i seminativi sono considerati il lupo mannaro della situazione? È sempre così, è sempre così. Allora, ai seminativi si dice tu puoi accedere agli ecoschemi se riduci la quantità, anzi scusate, più corretto, se elimini l'impiego degli agrofarmaci. Ma la stessa cosa è richiesta per gli ecoschemi delle altre colture? No. Ma eppure il settore vitivinicolo, frutticolo, ne usa di agrofarmaci un ordine di misura di più dei cereali. E allora perché a loro no e a noi, tra virgolette, visto che sono un cerealista? Sì, c'è sempre questo sbilanciamento che si riflette a livello europeo, a livello nazionale. Quindi andiamo ulteriormente a creare problemi al settore cerealicolo. Andiamo avanti. Investimenti e incentivi per l'agricoltura di precisione, certamente, o perlomeno per la digitalizzazione, per le strutture di stoccaggio,
e per impianti irrigui ad alta efficienza, invasi, parole che abbiamo già sentito chiaramente. Allora, se dipendesse da me, immaginiamo in astratto, la poter decidere dove diciamo aumentare di molto e convergere i finanziamenti nel secondo pilastro, io non avrei dubbi, ma non lo dico oggi, lo dico da anni: irrigazione, 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 perché quello è lo strumento per aumentare le produzioni a livello generale più potente che abbiamo, molto più potente. Un impianto di irrigazione efficiente ad ala, dove puoi irrigare anche il frumento nel caso come quest'anno, che una bella irrigazione sarebbe necessaria, ma ti cambia la vita aziendale, ti cambia il reddito aziendale, ti cambia il bilancio nazionale. Molto più, scusatemi, dell'agricoltura di precisione, per cui noi ci possiamo aspettare un piccolo aumento delle produzioni e una piccola riduzione della quantità e dell'efficienza, quindi, dei mezzi che noi abbiamo. L'irrigazione conta. Pensate alla storia dell'umanità, pensiamo alla Mesopotamia, pensiamo alle antiche civiltà dell'Egitto e anche della Cina, ma anche del Messico centrale. Dov'è che si lavorava? Si lavorava e si è costruita la società per l'irrigazione, in un periodo in cui chiaramente la ricchezza veniva dall'agricoltura, quindi ancora più marcatamente. Ma con i mezzi che abbiamo adesso, rinunciare o mettere in secondo piano quella che è la chiave dell'evoluzione e del sostentamento dell'agricoltura, che è proprio questa, sarebbe particolarmente grande. Poi ancora la biotecnologia, di cui aspettiamo entro l'anno che la Commissione europea, no, anzi che la Corte di giustizia europea si esprima a questo proposito, perché è estremamente importante. Se tutte queste cose venissero messe in atto, forse potremmo recuperare più che 300.000 ettari, che abbiamo detto non sappiamo bene dove trovarli, ma le rese produttive del 10-15%, forse sì. E allora sarebbe un po' come dire: noi tutto sommato siamo in grado di rispondere a questa crisi geopolitica. Strategie per la sfida di oggi. Allora, torniamo indietro un punto. Le tre epoche che ho citato prima, l'epoca della guerra fredda, della globalizzazione e delle crisi complesse più attuali. Qual è il paradigma di base dei sistemi agroalimentari? Nella guerra fredda il sistema agroalimentare era strategico, ma era chiuso, perché ognuno si curava il suo orticello. Noi avevamo le barriere della MEC che creava attorno all'Europa. Nella globalizzazione l'agricoltura deve servire come elemento di crescita economica. Nelle crisi complesse è una risorsa strategica, ma però un sistema aperto. Quindi non è più quella vecchia, non possiamo più creare le barriere, ma dobbiamo considerarlo di nuovo una risorsa strategica. La politica dell'Unione Europea, orientata per l'autosufficienza, diciamo non lo fu mai, ma tendenzialmente un sistema chiuso, diventa, con la globalizzazione, un sistema apertissimo, ce l'ha ricordato prima Vittorio Diego. Nelle crisi complesse diventa un sistema aperto, orientato all'autoprovvigionamento, cioè, e siccome una risorsa strategica, devo comunque avere ben coscienza che se le cose vanno male, l'Unione Europea riesce a camminare con i sistemi agroalimentari interni. La premialità allora era alla cultura, con tutte le storture anche che si crearono. La premialità della globalizzazione è diventata la sostenibilità ambientale in primo luogo, con le crisi complesse diventa una premialità all'efficienza, che è l'unico modo per premiare produzione e ambiente. Efficienza, e non è banale questo discorso qua, è ben difficile. La strategia agronomica era il settore chiave, la qualità alimentare, ecco che abbiamo detto anche prima, quasi alla paranoia, questi aspetti della qualità alimentare, soprattutto vista nei confronti di certi rischi per i consumatori, e diventa la parola chiave, che d'altra parte è anche quella della FAO, in basso a destra, intensificazione sostenibile. La ISSA, quindi la società delle società scientifiche agrarie, lo dice da tanti anni, la FAO è da 10 anni che dice la parola chiave è intensificazione sostenibile. Difficilissimo, attenzione, affascinante, difficilissimo, come abbiamo detto già prima. Con qualche occhio un pochettino più tecnico, sostanzialmente
Tra la globalizzazione, quella fase che si è appena ipotizziamo conclusa, e la fase delle crisi complesse che stiamo vivendo adesso, da una qualità alimentare e ambientale a un'intensificazione sostenibile, che cosa succede? Succede che le risorse genetiche molto orientate sulla diversità, sul valore nutrizionale, diventano orientate sull'efficienza produttiva. Vogliamo avere una genetica che rende efficiente l'uso delle risorse. La diversificazione culturale, la rotazione con le leguminose diventa rotazioni con secondi raccolti, perché è quello per tendere a aumentare le produzioni. E oltretutto, parentesi brevissima, oggi quest'estate sono smentito, ma io ho sempre detto che il cambiamento climatico è una grande opportunità. Diventa una grande opportunità se hai l'acqua. Mi fermo qua. Risorsa al suolo, dalla conservazione del suolo fino a lavorazioni più efficienti. La nutrizione diventa una nutrizione tendenzialmente alla circolare, cioè recuperare tutto quello che è possibile trovare, specialmente da fonti organiche, e l'efficienza della conservazione. Per esempio anche l'impiego di biostimolanti. La difesa da una riduzione di fitofarmaci di sintesi ha un'efficienza e integrazione dei mezzi. Di nuovo sempre andiamo verso l'efficienza. Riduciamo le dosi ma diamole meglio, anche in termini meccanici. L'irrigazione, qui sono già speso molto per l'irrigazione, parlare sempre di efficienza di uso dell'acqua. Quali sono gli strumenti? Guardiamo l'ultima colonna, abbiamo le New Breeding Techniques, su cui contiamo moltissimo, l'OGM lo metto a parentesi, ma chiaramente lo metto solamente a titolo così didattico, ma non altro. Poi abbiamo la precision farming, la gestione sovraaziendale, questo è un punto molto importante su cui tornerò nella conclusione, e i contratti integrati di filiera, elemento fondamentale per entrare poi con la qualità giusta e la produzione giusta. E infine le tecniche di irrigo avanzate, invasi e rinnovo dei consorzi, lì anche la sfida, perché sono nati centinaia e centinaia di anni fa, pensiamo, alcune hanno per 800-900. Allora, vengo alle conclusioni. Queste prime considerazioni sono per i non addetti, cioè quelli che non fanno il nostro mestiere di occuparsi di agricoltura. Allora, il quadro generale è cambiato in modo molto importante e viviamo un'epoca più difficile di quella che abbiamo vissuto fino a pochi anni fa. Speriamo naturalmente di tornare in un'epoca facile, ma non è detto che non si possa fare. Allora, un primo richiamo che mette in evidenza è il senso di responsabilità. Abbiamo una responsabilità che non è la responsabilità nei confronti del cittadino, dell'elettore, per metterlo anche in questi termini, ma è responsabilità nei confronti del pianeta. Abbiamo una responsabilità perché l'agricoltura gioca un ruolo importante sull'impatto ambientale e climatico, ma anche sull'approvvigionamento. Quindi questo è importantissimo da prendere in atto e prendere coscienza di questo. Ne approfitto per aprire l'ennesima parentesi. L'agricoltura biologica deve assumere una sua responsabilità. Se vuole andare al 25%, non può continuare a coltivare grani antichi che fanno una tonnellata a ettaro, perché c'è qualcuno che deve sopperire le 4 o 5 tonnellate a ettaro che mancano. Quindi è un luogo di responsabilità, finché sono una piccola nicchia, ma non importa niente la responsabilità, io rispondo a quei 10 persone ricche che mi pagano il prodotto di nicchia. Ma quando diventa il 25% e comunque tutta l'agricoltura nazionale assume un'altra responsabilità. Tutto quello che io non produco lo porto via a qualcun altro. E che qualcun altro chi è? L'africano che non ha soldi, tendenzialmente. Giustamente si è detto, qual è il problema più grosso? La disparità è questo, è quello che ci sta dietro, che vogliamo ricordare. Ancora, i sistemi agroalimentari sono un'arma strategica. L'abbiamo riscoperto in queste settimane. La dimensione aziendale, non c'è niente da fare, dobbiamo superare la dimensione aziendale in molti casi, perché non possiamo fare agricoltura con aziende medie di 10 ettari, anche se la dimensione media aziendale è qualcosa di oscuro, oscurissimo. Detto questo, però, dobbiamo ragionare in dimensioni tali da creare quella massa critica per cui l'innovazione può entrare efficientemente nel fare agricoltura. Smart e resiliente, qualifiche da applicare, abbiamo detto, non solo in termini di responsabilità ambientale, ma anche di altro tipo di responsabilità.
Quindi intensificazione sostenibile, ci mettiamo un punto interrogativo dicendo è difficile e dobbiamo raggiungerla. E un punto interrogativo, l'ultima slide di nuovo a punti interrogativi. Difatti dico domande. Domande che ci rivolgiamo a noi, addetti all'agricoltura. In un quadro cambiato, cosa dobbiamo pensare? Che siamo in grado di aumentare la produttività dei sistemi AA, vuol dire agroalimentari, in una strategia di intensificazione sostenibile? È un interrogativo questo. Abbiamo delle idee, ma dobbiamo metterle in pratica. Siamo in grado di recuperare tante aree agricole marginalizzate negli anni della globalizzazione, i prezzi calanti, per cui alla fin fine uscivi dal mercato perché non riuscivi a stare più dentro con quei costi di quelle produzioni, sfida enorme, no? Di queste aree marginali, una volta vedevamo nella montagna, nell'alta collina, ma cominciamo a vederla anche in zone che non sono rappresentate a questo livello. Siamo in grado di promuovere una qualità riconoscibile e remunerativa. Fa in prestissimo a fare il termine qualità, le filiere italiane, il Made in Italy, tutto va bene, per carità, ma poi qual è il margine che ti offrono? Io mi lamento con alcuni colleghi che hanno anche dei ruoli in certi settori molto importanti. Noi in Italia dobbiamo fare qualità, ma siamo tutti d'accordo, assolutamente fondamentale. Ma è una qualità che dà una remunerazione, e non tutti i settori producono il Barolo o l'Amarone o il Chianti Gallo Nero. Non è così. Il settore delle commodity, la qualità della fama fino a un certo punto non può andare oltre, e di conseguenza rimane il fattore produttivo e il fattore dell'economia di scala. Ecco perché parlavo prima di dimensione aziendale da superare con un po' di capacità, intelligenza e visione nel lungo periodo. Ancora, e l'ultima naturalmente è quella di comunicare. Comunicare è molto importante perché la percezione che si ha dell'agricoltura è, sapete, il sistema agroalimentare, la conosciamo tutti, è una percezione tendenzialmente che segue una letteratura che non è quella vera, o perlomeno vera è una parola sbagliata, che non è vicina alla realtà ma è molto astratta, e di conseguenza riteniamo che dobbiamo fare un grosso sforzo di comunicazione. Comunicazione che però vorrei che fosse letta in due sensi, non è solamente letteratura sui giornali quotidiani o nei siti della rete, ma anche la comunicazione che siamo in grado di fare noi, cioè trovare degli indicatori che ti dicono guarda che l'agricoltura del 2022 è molto diversa come efficienza, qualità, rispetto a quella del 2012, di quella del 2002, di quella del 1992, avanti di questo passo. Io sento sempre, e ancora ieri sera, su una trasmissione su cui mi sono imbattuto, diceva, consumiamo sempre più acqua in agricoltura, perché c'è tanto mais, e quindi consumiamo sempre più acqua. Poi l'agricoltura anche in senso più generale. Abbiamo la microirrigazione, che è un'efficienza straordinaria. Il mais ha dimezzato la superficie in 20 anni, quindi c'è qualche cosa che non torna. Ecco che quindi noi dobbiamo trovare degli indicatori, presentare degli indicatori per dire dobbiamo fare un grosso sforzo, ma la parte di questo abbiamo già fatto. E questo direi che sono l'ultima nota che vi devo dire, e vi ringrazio per l'attenzione. Amedeo, prendo l'ultima cosa che hai detto, perché qui ci sono molti docenti universitari, quindi è un po' la comunicazione che anche l'università si deve sforzare di fare, sporcandosi le mani a pubblicare anche sulle riviste che non hanno impact factor, no? Perché purtroppo assistiamo al fatto che ormai i ricercatori italiani pubblicano se c'è il fatto, perché questo gli consente di fare carriera. E questo è un grosso limite. Bisogna riuscire a scrivere anche, non solo sulle
sulle liste tecniche, perché poi quelle lì le leggiamo solo noi, ma bisogna riuscire a comunicare anche attraverso i grandi giornali. 15 giorni fa o 10 giorni fa su Repubblica c'era un articolo che avvicinava il genome editing agli OGM, una cosa che non sta né in cielo né in terra, però viene pubblicata e chi legge i non addetti, come tu li hai chiamati, si convince che anche queste nuove tecniche portano agli OGM. E poi con tutta la demonizzazione che è stata fatta agli OGM è chiaro che vengono a essere condannati. Ora, sono 1:30, noi avevamo detto che chiudevamo all'1, chiedo se qualcuno ha delle domande per i nostri relatori. Giustamente, la rinvio, però siccome sono state citate due persone... Ah, dimmi, vieni, no, vieni qua. Ma l'olio di palma è così velenoso? Beh, allora, la questione dell'olio di palma è di tutto quello che nel conscritto rientra un po' all'interno di quei discorsi che facevamo prima sulla paranoia che ci ha preso a un certo punto su tutte queste problematiche. Sì, le difficoltà sulle leggere sole che poi sono relative, nel senso che poi le consegne di olio rispetto ai contratti è stato garantito. Quindi non è che non c'è l'olio di girasole, l'olio di girasole c'è, è ritornato sugli scaffali, ma soprattutto è ritornato all'industria. Io non ho sentito parlare di molte inadempienze contrattuali. Nel momento di maggior fuoco del problema si parlava di sostituirlo con l'olio di colza o di ritornare anche sul palma, ma però le difficoltà tecnologiche di reintroduzione sono tali, e poi l'olio di girasole, le navi piccoline o i treni sono continuati ad arrivare. Il problema allo stato attuale non mi sembra si ponga in maniera particolare. No. Bene, altre domande? Ecco, dottoressa Montolini, lei vuol fare una domanda, ma io la volevo proprio chiamare, venga qua. Perché, come avete visto nel biglietto di invito, viene citata la Fantolino che ha aiutato per questo incontro. Quindi, oltre a ringraziarla, siccome gli allevamenti sono uno dei settori che più mi sentono in questa situazione di crisi, gli allevamenti da latte, lo sappiamo, ma però anche l'allevamento di cui lei si occupa, quindi ci piacerebbe sentire la sua opinione, cosa sta avvenendo in questo settore. Grazie, questo è un contesto molto qualificato e devo dire che oggi uscirò di qua con le tasche piene di sassi, perché gli approfondimenti che ho ascoltato mi creano un mosaico di informazioni tali per cui alla politica voglio fare una domanda, perché ripercorro soltanto degli spunti. Mancanza di prospettive, mercato sovrano, speculazioni ingovernabili, calo della produzione prevista del 17%, aumento dei prezzi, settore zootecnico che è quello che patisce di più. Perciò, in tutto questo, qual è la parte della politica? Vogliamo lasciare che le filiere zootecniche italiane si spengano, oppure facciamo qualcosa, diamo degli spunti affinché i nostri governanti si muovano velocemente, perché sono già molto in ritardo, e facciano qualche cosa per dare un sostegno, ad esempio, perché bisogna fare delle proposte, il settore zootecnico della produzione delle uova, perché è quello di cui mi sento rappresentante, patisce le importazioni dall'Est Europa, ancorché adesso ci siano comunque degli impedimenti, perché comunque produrre in quei territori costa meno. Quindi la prima difesa sarebbe
un, diciamo, un vincolo e un'attenzione maggiore alle produzioni italiane, visto che non siamo autosufficienti. Quindi ci sono degli spunti che si potrebbero proporre alla politica e che ho visto applicate in altri stati dove hanno riguardo per le loro produzioni, e infatti in questi momenti non patiscono perché sono completamente e realmente autosufficienti. Quindi la ringrazio per avermi invitato a parlare e a portare, diciamo, le mie sensazioni, ma bisogna anche trovare le soluzioni. No, no, grazie, lei ha toccato praticamente i punti salienti che sono emersi nell'incontro di oggi. Concludiamo con lei che bisogna comunicare l'Accademia, non ASA, ma l'Accademia, mi rivolgo al Presidente, è senz'altro disponibile a fare la sua parte, insomma. Però ci vuole un impegno collettivo. Incontri come oggi dovrebbero spingere nella direzione che lei sostiene, insomma, e speriamo che serva qualche cosa. Io a questo punto lascerei la parola al Presidente Enrico Gennaro per la chiusura di questo incontro. Allora, vediamo così, continuiamo a usare questo. Un grazie sincero anche a Gabriella Fantolino per quanto ci ha detto, e non so se fantasioso pensare di poter fare una qualche richiesta, ma io credo che un documento, la stessa Accademia, con l'aiuto di chi ha parlato, un paio di pagine, magari tramite un'ASA che è più ancora riconosciuta sul piano nazionale, cercare di farlo arrivare. E io questo lo colgo come spunto importante, l'avevo lanciato all'inizio, questo messaggio vasto e anche complesso anche della finanza internazionale. Grazie di questo. Io chiudo senza nessun merito un incontro bellissimo. Chiamo ancora qui l'amico Curto, che Ligio ha l'enorme alla mascherina, oggi l'abbiamo dimenticata. La tengo solo così perché do l'esempio ai miei colleghi di San. Se volete, la Reggia è aperta per voi, potete girare dove volete, c'è anche due mostre da vedere, mai vi interessassero, una giochi e spettacoli costruita da noi tra 7 e 800 che è su al piano delle mostre, e accanto c'è una mostra di fotografia, la foto in gioco, cioè dopo il periodo del lockdown quest'anno noi l'abbiamo dedicato tutto al tema del gioco, è una mostra curata da Andrea Merlotti che è il direttore del nostro centro studi, e Silvia Ghisotti, il nostro capo. La trovate, poi potete girare per la Reggia che è fresca, fuori potete anche andare, ci sono queste sculture di Tony Craig, questo massimo scultore inglese, potete... è aperta anche la caffetteria, e la fontana però è calda e laggiù e in questo momento è spenta per ragioni idriche, come potete, l'acqua c'è ma la tengo spenta. Grazie della vostra amicizia, grazie. Grazie direttore, e nel ringraziarlo anche per questa accoglienza ringrazio tutti, di cuore voglio dare un grazie ancora a Giorgio Masoiero, il nostro tesoriere che però non ho citato ma dietro le quinte ci ha assistito, e vi anticipo che nell'accordo con il consorzio delle residenze abbiamo un programma di farvi tornare qua con qualche evento sul tema specifico dell'agricoltura. Grazie, vi chiedo di darci tante idee perché l'Accademia possa fare sempre meglio e sempre di più. Grazie infinite ai relatori e ai soci. Grazie a tutti.